Allora, buonasera amici e amiche di Facebook. Allora, qui il club fotografico CSI Carlo Safoia di Forlì, nuovamente in diretta, questa è la nostra quarta diretta Facebook. Allora, vi presento un po' i componenti del club che parteciperanno a questa serata e che mi accompagneranno a questa diretta. Ci sono in alto che mi affianca, c'è Matteo Neri, poi Matteo Cicognani. Ciao. E poi in basso trovate Giorgio Peloni. Ok, arriva un po' in ritardo, però c'è anche lui. È la sua connessione che lo rende un pochettino ritardatario. Allora, Sono ritardato. no, non lo dire neanche per scherzo. Allora, naturalmente oggi, questa sera, abbiamo il piacere di avere con noi un gradito ospite, che è stato, questa è la sua seconda volta da ospite del club, naturalmente prima diretta Facebook che facciamo insieme. Vi leggo un po' prima il suo curriculum e poi ve lo presento. Allora, si tratta di Andrea Sartore, che è un noto fotografo riconosciuto a livello mondiale. Le sue opere sono state usate in riviste di tutto il mondo. È stato pubblicato in magazine come Vogue, Playboy, Donna, Amica, Style e Glamour. Ha realizzato importanti campagne pubblicitarie come Coca-Cola, Fiat, Polar, Tirindelli, Mondaca e Mizuno. Negli ultimi 2 anni ha vinto più di 100 concorsi nazionali ed internazionali. Collabora col maggior numero di agenzie nel mondo. Nel 2014 entra a far parte della fotografia nazionale italiana, vince la medaglia d'oro ai campionati del mondo del 2015. Nel 2016 vince la medaglia d'oro negli Stati Uniti perché ha ottenuto il maggior numero di copertine in magazine importanti. Chiamato a lavorare nelle grandi metropoli come Londra, Parigi, New York, Milano, Berlino, Madrid, Barcellona e Bruxelles, anticipando le tendenze e sempre sorprendendo. Realizza servizi fotografici di taglio pubblicitario come editoriali di moda, fotografia commerciale con modelle, fotografia industriale, still life di prodotto, cataloghi aziendali, brochure, e-commerce, ma anche servizi per privati come servizi fotografici per matrimoni, reportage, book fotografici personalizzati, lookbook, hotel, barche, locali e poi di seguito. La fotografia è una delle professioni più complesse e articolate. Dopo numerose richieste ricevute negli anni, Andrea ha deciso di aprire una vera e propria scuola di fotografia, un'occasione per preparare i fotografi ad affrontare ogni tipo di fotografia, a partire dai matrimoni, moda, sport, fino a passare allo sviluppo finale dei file. Andrea Sartore vanta ogni anno oltre 200 studenti amatori e professionisti che seguono la sua scuola per imparare o approfondire questo mestiere. Uno scatto che catturi l'attenzione è il punto di partenza per distaccarsi dalla moltitudine, puntando ad un pubblico attento alla cura del dettaglio, allo spirito innovativo e all'estetica dell'advertising. Un'immagine di alto impatto deve essere in grado di uscire dal coro, raccontando una storia allo spettatore, suscitando emozioni ed interesse. Questa è la filosofia che lo guida e lo contraddistingue. Andrea Sartore. Ciao a tutti, grazie della presentazione. Scusate questa inquadratura storta così di qua. Guardo di là, c'è un'inquadratura di qua, un casino. Sì, no, ma è un'inquadratura necessaria perché giustamente ha condiviso uno schermo dove. Raccontaci un po' cosa ci farei vedere, Andrea, stasera. Cosa. Io stasera parlerò di fotoritocco, in specifico su Camera Raw e Photoshop. In specifico mi soffermerò su alcune tecniche sullo sviluppo di un file a livello di ritratto, quindi moda. Ovviamente, come chiedevo prima, non so voi a che livelli siete a livello di uso di Photoshop, quindi farò una cosa molto basic, introducendo anche delle piccole tecniche, delle argomentazioni un po' più specifiche, un po' più di un livello superiore, ecco. Questo ovviamente vuole essere una cosa abbastanza generica, poi se qualcuno di voi in futuro vorrà approfondire con un corso un po' più approfondito, mi contatta privatamente e lo si fa. Ok, grazie. Andrea, quando vuoi partire, quando ti senti pronto, quando hai bisogno, mi dici che mettiamo magari in
Inizialmente mettiamo in una sorta di primo piano il tuo schermo, poi quando andrai con la spiegazione renderemo lo schermo da solo e noi rimaniamo in disparte. Però saremo qui Sì. attenti per farti qualche domanda. Certo, volentieri. Ecco, qualunque domanda in qualunque momento mi volete interrompere, fatelo perché sennò io vado come un treno e non mi fermo. Volevo fare qualche piccola premessa prima di iniziare. Allora, innanzitutto userò file non miei, file che sono reperibili tranquillamente in rete, ovviamente RAW, quindi NEF. Ho scelto di scaricare delle foto anche per lasciarmi ispirare da altri lavori di altri colleghi, perché ritoccare sempre le proprie foto magari è differente di ritoccare magari anche scatti di altri con luce di altri. Comunque sono file tranquillamente reperibili e usabili in rete, anche voi potete tranquillamente scaricarli. Anzi, questa potrebbe essere un'opportunità che le stesse cose che vedete stasera potete dopo reperirle nel web andando a scaricare lo stesso ritratto, ad esempio. Al massimo, magari possiamo anche chiederti la cortesia di girarceli privatamente, le mettiamo a disposizione Certo. di chi volesse fare una prova a casa da solo. Certo. Un'altra cosa che premetto, io questa sera farò il primo sviluppo in Camera RAW. So che molti di voi preferiscono Lightroom o usano Lightroom. È la stessa identica cosa, solo che gli strumenti sono magari posizionati in pannelli diversi, però fondamentalmente siamo lì. Quindi ecco, io lavoro principalmente con Camera RAW e vi farò vedere lo sviluppo su quello. Va benissimo. Ok, quando sei pronto ci dai l'ok, che mettiamo magari in prima battuta, ci siamo noi di lato e vedremo lo schermo. Quando poi bisognerà andare nel dettaglio, metteremo lo schermo in primo piano. Possiamo Già partire. procedere? Possiamo. Ok, allora io mi ammutolisco. Lo schermo dovreste vederlo. Sì, perfetto. Allora, vediamo in linea generale come si sviluppa Camera RAW e quali sono i passaggi fondamentalmente principali, quelli più importanti per lo sviluppo di un ritratto, di una fotografia di moda, che può essere poi comunque la base anche per qualsiasi altra tipologia di fotografia, non solo per il ritratto. Allora, fondamentalmente Camera RAW si sviluppa con tutta una serie di strumenti qui iniziali, magari molti di voi li conosceranno, li useranno, anzi, principalmente la maggior parte dei miei studenti fanno che fare queste lavorazioni di base, io le chiamo, no? Questo sviluppo, diciamo, iniziale, quindi andare a toccare l'esposizione, il contrasto, piuttosto che le luci, le ombre, i bianchi, i neri, eccetera. Per poi subito o salvare direttamente l'immagine, perché noi possiamo attraverso questo pulsante qui neanche aprire il file su Photoshop e andarlo direttamente a salvare, o molti lo passano in Photoshop, lo salvano ed è per loro conclusa così una fotografia. Molti perché magari non sanno sviluppare in Photoshop, non hanno seguito magari mai un corso professionale, eccetera. Quindi vediamo quali sono gli elementi importanti, le cose essenziali che ci sono nello sviluppo di Camera RAW. Allora, la primissima cosa assolutamente da fare in qualsiasi file non è andare a toccare questo pannello principale che ci si apre davanti, ma Camera RAW è ricco di tantissimi altri menu all'interno di Camera RAW con tantissimi altri strumenti, quindi se ci sono un motivo ci sarà, io dico sempre, no? Andare a sviluppare subito l'immagine andando a toccare questi slide è sbagliatissimo, perché purtroppo Camera RAW riconosce la macchina fotografica con quale abbiamo scattato, diciamo, la nostra fotografia. Infatti in alto a sinistra vedete che il programma ha riconosciuto che è stata scattata con una D750, ma
ma purtroppo il programma stesso non riconosce con quale obiettivo noi abbiamo scattato questa immagine. E questa è una cosa fondamentale perché ogni obiettivo ha una croma, come si dice, una distorsione e una vignettatura anche importante, alcuni obiettivi anche molto importante. Quindi la primissima cosa prima di andare a toccare qualsiasi slide è far riconoscere a Camera Raw con quale obiettivo noi abbiamo scattato quella fotografia. Questo dove lo facciamo? Lo facciamo all'interno di questo menu. Se noi passiamo il mouse sopra questo menu qui, ci viene fuori correzione obiettivo. Come vedete, Camera Raw nasce di base con queste slide, con queste spunte spente. Come si fa a far riconoscere con quale obiettivo abbiamo scattato questa fotografia? Semplicemente andando a attivare questo slide, in automatico il programma ci riconoscerà se mentre prima era spento non lo riconosceva, al momento che l'attiviamo ci riconoscerà che abbiamo scattato questa fotografia, ad esempio con un Tamron, in questo caso con un 90 mm f2.8. A seconda di ogni obiettivo, come dicevo prima, quando andiamo a toccare la tipologia dell'obiettivo che è stata scattata, non so se avete visto il prima e il dopo, adesso non me la fa disattivare. Però è già cambiato anche la luminosità di questa immagine, la distorsione. Io mi ritrovo a scattare molto spesso, magari anche con ottiche fisse o con ottiche che magari hanno una distorsione maggiore, si vedrà proprio che quando si pigia, diciamo, sul riconoscimento dell'obiettivo, vedere magari anche i lati dell'immagine tirarsi o la luminosità dell'immagine cambiare completamente. Quindi prima di andare a toccare ogni cosa, la cosa essenziale e importante per iniziare è far riconoscere l'obiettivo. Dopodiché possiamo andare anche nel menu principale, andare a vedere, diciamo, altre cose all'interno di Camera Raw molto importante. Innanzitutto possiamo mantenere il bilanciamento del bianco come scattato, o metterlo in automatico, o metterlo con queste correzioni del bianco. Dopo andremo a vedere all'interno di Photoshop quale sia il metodo migliore per fare il bilanciamento del bianco. Si può decidere quindi di tenere la temperatura colore come scattata e si può iniziare ad andare a vedere questi slide qua come intervengono e cosa fanno. Io adesso non starò a spiegarvi uno a uno perché diventerebbe abbastanza noioso, volevo fare una cosa a 360 gradi, quindi non mi metterò a dirvi se tirate sullo slide dell'esposizione aumenterà l'esposizione. Sono dei slide abbastanza banali dove uno ci arriva abbastanza autonomamente al funzionamento che comportano. Li possiamo vedere velocemente, ma non ci andiamo a soffermare. Quindi io in prima battuta faccio riconoscere l'obiettivo e inizio a lavorare il mio file andandogli a dare magari un pizzico di contrasto. Se ci sono delle alte luci troppo importanti le vado a abbassare, se invece le voglio alzare le vado ad alzare per enfatizzare, diciamo, il contratto, il ritratto. Posso andare a aprire o chiudere le ombre, quindi vedete, spostando questi slide vado a fare la lavorazione che più ritengo necessaria. Vado a alzare o diminuire i bianchi, in questo caso li ho alzati. Ecco, un'altra premessa che faccio, che non è che se su questo ritratto ho alzato l'esposizione a più 30, in tutti i ritratti farò la stessa cosa. Ogni ritratto. Noi siamo degli artisti, no? Quindi ogni ritratto va concluso, pitturato, va sviluppato in una maniera diversa, quindi non è mai la stessa procedura per tutti, per tutte le immagini. Gli altri slide, questo va a dare più vividezza, meno vividezza, saturazione, meno saturazione, rimuovi foschia solo negli ultimi aggiornamenti, se avete Camera Raw aggiornato ce l'avete, altrimenti questi slide, ad esempio, rimuovi foschia, non ce l'avrete se avete una versione troppo vecchia di Camera Raw. In seconda battuta, un'altra cosa che faccio molto molto importante,
come dicevo prima, all'interno di Camera Raw ci sono tantissimi altri pannelli. Adesso ci soffermeremo su quelli più importanti perché vederli tutti in una serata sarebbe veramente difficile. Nel secondo livello, nel secondo menu, troviamo un altro slide che ci permette di andare a lavorare solo le luci, quindi andare a intervenire su le alte luci in sostanza, andarle a tirare su o abbassare. Stessa cosa sui colori chiari, quindi posso andarli a enfatizzare oppure diminuire. E stessa cosa sui colori scuri. Ecco, queste sono delle lavorazioni che faccio quasi sempre nello sviluppo dei miei file. Come vedete, non vado mai a esagerare con l'effetto, ma cerco sempre di trascinare lo slide dallo zero, cerco sempre di andare sinistra, destra, guardando l'immagine, cioè io non guardo lo slide, guardo l'immagine e faccio sinistra, destra, e a secondo del mio gusto, anche qui, io, scusate, io stasera vi insegnerò gli strumenti, a cosa servono e le potenzialità che hanno. Poi ovviamente è anche molto buon gusto e gusto personale, perché a me potrebbe piacere un'immagine molto sparata, ad esempio, a un altro molto poco contrastata, con delle luci più abbassate. Quindi ogni modifica che andremo a fare si tratta di gusto personale, ma l'andiamo a fare principalmente per capire appunto gli strumenti a cosa servono. Questo slide qui di nitidezza lo saltiamo perché c'è una tecnica all'interno di Photoshop molto più professionale per dare nitidezza alla nostra immagine, quindi per adesso la saltiamo e ci soffermiamo su questo menu qui. Regolazione HSL. Questo menu qui è un menu molto importante per tantissime foto, non solo per fotografie di moda, ma può essere soprattutto per dei paesaggi, per un cielo leggermente bruciato, per un cielo presente quei cieli magari non troppo saturi, con quell'azzurrino magari un po' troppo poco visibile. Questo slide qui cosa fa e come funziona? Molti lo snobbano, ma è molto molto importante perché innanzitutto lavora su altri tre sottomenu molto importanti. Quindi all'interno del nostro menu ci viene diviso in altri tre sottomenu. Quindi lavora esclusivamente sulla tonalità, esclusivamente sulla saturazione e esclusivamente sulla luminanza. Ogni volta che noi pigiamo, i colori sotto rimangono gli stessi. Però quali sono le differenze e dov'è l'importanza e la forza di questo menu? Che noi all'interno, ad esempio, del menu tonalità possiamo andare a cambiare la tonalità del rosso, andando a lavorare solo sulla tonalità. E attenzione, non sto lavorando sulla saturazione o sulla luminosità di quel colore. Quindi io ritengo che questo rosso abbia delle cadenze troppo rilevanti a livello di rosso, sia dato per il trucco, per il colore della pelle della modella, eccetera. Vado a cambiare la tonalità del rosso, ok? Oppure voglio cambiare la tonalità, ecco, lui non rileva in questo caso che ci siano dei gialli, nonostante abbiamo dei capelli gialli, un rossetto quasi che dia sul giallo, se io vado a toccare la tonalità del giallo non cambia assolutamente nulla. Ecco, queste volte, delle volte anche le macchine fanno degli errori, nel senso che non è impeccabile né Camera Raw e neanche Photoshop. Ah, scusate, forse ho toccato, no, toccavo il menu giusto, pensavo di aver toccato con i verdi. Comunque, qua andiamo a lavorare esclusivamente sulla tonalità dei colori, quindi in questo caso sull'arancione. Se avessimo un cielo e vado a toccare il colore del blu, mi cambierebbe la tonalità del blu. Andiamo a vedere, ad esempio, invece la saturazione, la differenza, anzi, vi faccio vedere prima la luminanza. Se io vado a toccare la luminosità del rosso, vedete che lui lavora solo sulla, appunto, luminosità del rosso e non più sulla tonalità. Quindi gli voglio dire al rosso, al colore del rosso, dammi più luminosità, la vado ad alzare, abbassami la luminosità, la vado ad abbassare. Ok? Questo è uno slide molto, molto, molto importante, che
che c'è all'interno solo di Camera Raw o di solo all'interno di Camera Raw, perché all'interno di Photoshop ci sono degli altri metodi per arrivare a questo risultato, ma non sono, come dire, così efficaci. Andiamo a vedere un altro esempio per farvi capire esattamente questo menu come lavora. Vi tiro dentro un'altra immagine per farvi capire con altri colori. Intanto, se avete domande, fatemele. Devo chiudere. Vi tiro dentro un'altra immagine riguardo nel menu di prima. Se io in questo caso, senza stare a scontornare ad esempio i capelli, ho bisogno di cambiare un determinato colore, grazie a questo menu vedete come vado a cambiare solo la tonalità. Quindi li voglio rendere totalmente blu, li andrò a abbassare verso il blu. Se io ad esempio questo sfondo lo voglio rendere meno saturo, meno violento, no? Come impatto, non andrò a toccare la tonalità, ad esempio, del magenta, perché mi andrà a cambiare il colore, ma in questo caso andrò a toccare la saturazione. Quindi se io questo sfondo lo voglio rendere meno violento, meno impattivo, con un semplice slide abbassato vedete che tutto lo sfondo è diventato molto meno saturo. O se al contrario voglio dargli importanza a questo sfondo, quindi andare a aumentare questo colore sullo sfondo, semplicemente grazie a questo slide posso andarlo a aumentare. Ok? Luminosità, anche qui se voglio dargli un pizzico di luminosità al mio fondale, qui vado a toccare la luminosità del mio fondale. Mi è tutto chiaro per ora? Chiedetemi pure, se non. Sì, è chiaro, è chiaro. Vai pure avanti, poi magari ti Perfetto. facciamo qualche domanda quando prosegue il tutto, ok? Perfetto, perfetto. Vi porto dentro delle altre immagini, giusto per avere una variazione di sfondi piuttosto che immagini. Quindi abbiamo visto come questo menu sia molto molto importante e sostanziale. Io adesso non ho, che ne so, una fotografia con il cielo magari leggermente bruciato o leggermente con questo blu poco saturo, però anche in questo caso, grazie alla luminanza, io andrei a abbassare il colore del blu e magari anche un po' dell'acqua marina per abbassare questa luminosità troppo eccessiva del cielo. E poi al contrario, invece andrei nella saturazione ad alzare la saturazione del blu e anche un pochino dell'acqua marina per far uscire, diciamo, tutti i dettagli e tutti i colori dal mio cielo. In questo caso la modella ha gli occhi azzurri, se io vado a giocare sulla saturazione, come vedete, no? Del blu e dell'acqua marina, ho fatto spiccare. Non so se vedete in streaming la differenza, ma faccio spiccare il colore degli occhi della modella. Ok? Si percepisce, tranquillo. Si percepisce, perfetto. Quindi procediamo oltre come menu, diciamo, essenziali e importanti, questi quali tralascerei, nel senso che sono tutti dei menu abbastanza semplici o comunque che qualcuno, se qualcuno vuole approfondire, poi come dicevo inizialmente nel corso di un corso un po' più approfondito lo faremo. Vado avanti, ma non chiudo lo strumento e non passo neanche la foto all'interno di Photoshop. Anzitutto gli faccio riconoscere anche qui l'obiettivo, vedete com'è cambiata? Qua si vede molto di più, prima, dopo. Appena io clicco, lui riconosce che è stato scattato con un Canon 100 mm. Vedete che anche a livello di luminosità, di vignettatura che questo millimetro comporta, cambia tantissimo l'immagine. Quindi, prima di fare qualsiasi operazione, come dicevo prima, è bene andare a far riconoscere l'obiettivo.
Grazie a questo slide qui abbiamo l'istogramma molto molto importante che ci fa capire anche all'interno delle immagini più o meno se abbiamo un'immagine bilanciata con un'esposizione corretta. Avendo questa immagine molto luminosa, infatti il nostro slide ci dice che questa immagine qui è molto esposta, quindi ha dei picchi sulle alte luci. Quindi cosa andremo a fare? Sicuramente andremo a abbassare un pochino le alte luci, andremo a abbassare un pochino l'esposizione, andremo a tirare fuori un pochino il contrasto, andremo a lavorare sui bianchi. Poi qui sempre ovviamente gusto personale per tirare fuori quello che più ci piace. Vado a chiudere un pochino i neri per fare un ritratto un po' più tridimensionale, perché in fotografia, ma soprattutto in fotoritocco, è molto molto difficile tirare fuori delle cose tridimensionali, è quella la cosa difficile. Un'altra cosa molto molto importante, oltre a tutti questi menu che abbiamo visto abbastanza velocemente, sono alcuni strumenti che abbiamo qua sopra. Ovviamente il primo l'avete visto prima mentre lo usavo, se clicchiamo ci permette di zoomare, di tornare poi all'adattamento della vista. Il secondo è una manina semplicemente che ci permette di spostarci, una volta che siamo zoomati possiamo spostarci anche all'interno della nostra immagine. Il secondo slide è uno slide che molti miei studenti utilizzano perché con video autodidatta insegnano così che il bilanciamento del bianco va bilanciato qui in Photoshop. Prendono questa cannuccia, fanno un click e pensano di aver bilanciato l'immagine nel modo più corretto. Assolutamente non è da usare, perché è difficilissimo. Innanzitutto c'è scritto bilanciamento del bianco e le persone pensano: ah, clicco su questo punto che è bianco, ho bilanciato il bianco. No, innanzitutto lui lavora in Camera Raw sul grigio 50%, quindi se avete uno slide in mano, se date alla modella quelle tavolette di colori o semplicemente il grigio neutro da tenere in mano e con quella cannuccia andate a bilanciare, fate un bel lavoro. Altrimenti vi insegno tra pochissimo una tecnica all'interno di Photoshop che vi permetterà di bilanciare il bianco, il nero e anche il grigio di conseguenza nella maniera più ottimale. Questi due strumenti qui li saltiamo, questo semplicemente campiona il colore, l'altro fa delle gradazioni mirate. Ecco, mi vorrei soffermare su questo strumento qui. Questo strumento qui molti di voi lo utilizzano ed è la cosa, diciamo, più che ci terrorizza a tutti noi fotografi. Perché? Perché ovviamente ogni volta che noi andiamo a tagliare la nostra immagine, andiamo innanzitutto a perdere risoluzione, quindi non avremo più un file da 20 MB lungo 3648x5472, ma ogni volta che andremo a tagliare il nostro file si riducerà di dimensione anche di pesantezza. C'è un metodo, e adesso molti di voi si stupiranno, molto semplice in realtà, perché è molto semplice, ma che nessuno spiega. C'è un metodo per tagliare le nostre immagini senza assolutamente perdere nessun tipo di risoluzione e peso, quindi di conseguenza. Questo metodo è un metodo fondamentalmente che riproduce un taglio, ma fondamentalmente è uno zoom digitale. Quindi io quello che dico sempre, ma io stesso faccio, se piuttosto devi tagliare, devi avvicinare questa immagine, usa questo metodo dove si nasconde, saltiamo questo qui che serve per raddrizzare, prendiamo questo slide qui. Ecco, lo strumento trasformazione ci apre un altro menu qui sulla destra. Cosa succede? Se io anziché tagliare la mia immagine, quindi di conseguenza perdere risoluzione e peso del mio file, vado a zoomarlo digitalmente, io fondamentalmente posso anche rinquadrarlo come voglio. Ecco, se esagero, attenzione a non far uscire questo bordo qui, perché fondamentalmente lì non abbiamo niente e quindi si vedrebbe proprio il buco, ma basta semplicemente andare a zoomare visibilmente di più. Ecco, in questo istante io ho zoomato, quindi ho tagliato la mia immagine senza perdere un millimetro, senza perdere nulla.
E questa è una cosa fantastica perché poter tagliare le nostre immagini senza perdere niente di risoluzione è una cosa pazzesca. Quello che infatti io dico sempre di utilizzare ai miei allievi è questo strumento qui. E dopo si va a rinquadrare spostando il nostro file all'interno del nostro fotogramma. Gli altri slide, ci sono delle cose interessanti, delle altre un po' meno. Ad esempio, se avessimo una figura intera, un piccolo trucchetto, ovviamente non esagerate mai a fare queste correzioni, potrebbe essere, ad esempio, di aumentare leggermente l'aspetto. Adesso qua sul viso vedrete che si è schiacciato completamente il viso, ma immaginatevi, che ne so, una modella. Magari leggermente con delle curve che volete leggermente tirare, smagrire, allungare. Questo è un metodo molto veloce e istantaneo, ovviamente, ripeto, senza esagerare, per andare a dargli una leggera tirata alla modella o al soggetto in questione. Sempre doppio clic per tornare allo slide a zero. Possiamo in automatico, e questa è una funzione molto molto importante che c'è anche qui, raddrizzare foto, ma da quello slide lì dobbiamo tracciare noi la linea, insomma, molto rognoso. Se facciamo invece automatico, diciamo, ecco, non so se avete sentito l'errore che mi è uscito fuori, non ha fatto nessuna correzione perché fondamentalmente Camera RAW su uno sfondo pulito bianco come uno studio fa fatica a drizzare un'immagine. Però potete vedere, soprattutto su un paesaggio con delle linee rette, con un paesaggio, con degli orizzonti, eccetera, se voi andate a utilizzare la maniera automatica per raddrizzare la vostra foto, questo strumento qui vi permetterà di realizzarlo. Questi subito di canto vanno a applicare sempre una correzione, però ad esempio questo per fare un guarda solo le linee orizzontali, questo verticali, questo le incrociate. Quindi la maniera automatica solitamente ci becca sempre. Se non dovesse beccarci, sempre in questo menu abbiamo la possibilità di raddrizzare noi manualmente la nostra immagine, quindi metterla più dritta, attraverso queste griglie che le possiamo tenere spente o accese. Riusciamo a vedere fondamentalmente con queste griglie se l'immagine è dritta e storta e andiamo noi manualmente ad addrizzarci il nostro orizzonte. Con questi slide poi ovviamente andiamo poi a farci sempre le nostre modifiche per non far comparire dei piccoli buchi. Ma anche dovessero comparire dei piccoli buchi, io ad esempio ho per forza bisogno di tenere la mia immagine così e lì sono troppo vicino perché se zoomerei ancora perderei magari parte di testa qui, anche se abbiamo un piccolo buco non è un problema, soprattutto su uno sfondo bianco, se abbiamo, che ne so, un cielo, certo che se abbiamo tantissimi alberi tutti vicini, fogliame, rocce, cose, facciamo fatica, ma un piccolo buco così di uno sfondo è veramente una cavolata andarlo a coprire dopo in Photoshop. Anzi, ve lo faccio vedere subito perché sennò altrimenti dopo mi dimentico. Quindi facciamo finta di aprire la nostra immagine all'interno di Photoshop. Ci serve con qualsiasi strumento di selezione, può essere rettangolare, può essere anche addirittura la toppa, quindi andando a disegnare noi il punto bucato facendo immagine. No, scusate, modifica, riempi. In base al contenuto che non me lo fa fare perché ho il livello bloccato. Rifacciamo. Riempi. In base al contenuto, gli do ok e quel piccolo buco si è corretto in maniera automatica. E non c'è più. L'avete visto? Volevo dire, anche con lo strumento clone, io sono abituato col pennello per clone. Sì, però il clone, torniamo un attimo indietro, anche nel ritocco che vedremo dopo specifico sulla pelle, forse
fare, cioè andare a prendere il clone e fondamentalmente andare a fare delle pitturate è molto meno incisivo, innanzitutto perché, vabbè, qui dovresti lavorare con l'opacità e il flusso al 100%, dopo dovresti andare a cliccare la parte che vuoi clonare e dopo fondamentalmente andare a pitturare. Però vedi, quando già arrivo al bordo, dovrei andare a fare un secondo click, un secondo campionamento e andare a fare anche lì sopra. Ho fatto molto prima con quel metodo lì. Hai notato? Sì, l'ho notato, però siccome io non ho problemi di fretta, Certo, chi non ha problemi di fretta, per carità. non ho problemi di fretta, però è perché non lo conoscevo l'altra funzione che hai fatto tu. Sì, basta sottolineare la parte che ti interessa, Viene bene lo stesso, dai. fare immagine, riempi. Sì. Non lo trovo mai, scusa, modifica, riempi, in base al contenuto, gli diamo ok, lui guarda tutto quello che c'è intorno e me lo va a riportare lì. Assolutamente molto più rapido. Fedele, fedele, veloce, veloce, è molto rapido. Rapido e efficace. Esatto. Altre domande? Se no io procedo e vado avanti. Me è molto chiaro, quindi direi di andare avanti, poi se c'è qualche domanda da Facebook te la faccio io a breve. Me la girate. Ok, ritorno un attimo su Camera Raw con un'altra foto. Non so a ritoccare ovviamente tutte le immagini al 100%, come avete visto, passo da una foto a un'altra, solamente appunto per spiegarvi bene gli strumenti, cosa servono, soprattutto anche in determinate foto. Quindi facciamo riconoscere velocissimamente l'obiettivo. Perché volevo continuare con questi strumenti che abbiamo qui. Quindi questo per Andrea, me sarebbe. scusami se ti interrompo. Sì. Approfitto e ti faccio un paio di domande che arrivano da Facebook e poi ti lascio andare Certo. avanti, così ti do anche la possibilità di rallentare un po' il tuo commento alle immagini. Allora, ci arriva da Pierpaolo Longo, che fa parte del Sì. nostro club, dice Ciao, lo conosco. lo strumento trasformazione c'è anche su Lightroom? Sì. Come dicevo inizialmente, tutte le cose che sto facendo vedere su Camera Raw fondamentalmente ci sono anche su Lightroom. Sono ovviamente situate in posti differenti, cioè il pannello è fatto veramente diverso. Andatelo a scovare, io non l'ho mai usato in tutta la mia vita, ad esempio, Lightroom, quindi non saprei neanche suggerirvi dove lo trovate, però c'è, so che esiste, sono completamente identici come. Chiamiamoli programmi, ma sono sviluppati in pannelli diversi. Tutto Ok, ti quello che c'è dentro faccio, camera. Sì. okay. Ti faccio ancora un'altra domanda che ci arriva da un altro componente del nostro gruppo che è Matteo Zamboni e dice: Ciao Andrea, ti volevo chiedere per quanto conta uno strumento come Camera Raw o similari per un fotografo? Beh, Quanto secondo conta? me conta tantissimo, nel senso che io la mia foto. Allora, partiamo dal presupposto che io non scatto in JPEG. Perché se tu scattassi in JPEG, ad esempio, un programma come Camera Raw lo potresti anche saltare. Metti la foto direttamente dentro Photoshop, fai i tuoi ritocchi, grazie, arrivederci. Però partendo dal presupposto che un po' tutti noi, soprattutto io scatto sempre in formato RAW, il RAW va sviluppato. È lo sviluppo necessario, proprio più importante che non puoi saltare e passare dentro Camera Raw oppure Lightroom, dopodiché convertirlo e portare il file su Photoshop. Anche perché su Photoshop lo strumento che spiegavo prima, il fatto anche solo di fargli riconoscere al programma stesso che io ho scattato con questo obiettivo, dentro Photoshop non esiste. Non c'è questa possibilità. Cioè, tu una volta che hai aperto il file o hai aperto direttamente il file JPEG dentro Photoshop, facciamo un esempio. Io adesso, vabbè, non ho una foto JPEG a portata di mano, ma se io aprissi direttamente il file JPEG e non facessi riconoscere il mio obiettivo, facciamo un esempio, apro questa immagine. Se io la volessi andare a riaprire di nuovo in Camera Raw, quindi in questo caso è un, chiamiamolo un JPEG, io non ho più la possibilità nella correzione obiettivo di far riconoscere con quale obiettivo ho scattato la mia immagine.
Quindi già solo per questa cosa o per il pannello che abbiamo visto prima, il fatto di poter cambiare tonalità, saturazione e luminanza è super necessario. Io non ne farei assolutamente a meno, non inizierei mai una mia fotografia all'interno subito di Photoshop, perché purtroppo il RAW ha dei file importanti che solo Camera RAW può sviluppare o solo Lightroom. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Direi sei stato chiarissimo, quindi ti lasciamo Ok, andare avanti con la tua spiegazione. ritorno al file di prima perché l'ho aperto senza fargli riconoscere obiettivo e quant'altro. Lo riapro di nuovo in RAW, gli faccio riconoscere al volo l'obiettivo per continuare questa serie di strumenti più importanti, come dicevo prima. Quindi eravamo arrivati. Questo è il raddrizzafoto manuale, quindi vabbè, potete usarlo come no. Questo è molto molto importante, lo potete usare. Rimozione macchie, ecco, qui molti di voi lo usano, si può usare come no, c'è un metodo molto più veloce dentro Photoshop per farlo, io da qui non lo uso. Strumento rimozione occhi rossi, saltiamolo perché se fate delle foto con gli occhi rossi buttate la macchina fotografica, no scherzo, però vabbè, saltiamolo. Questi ultimi tre strumenti invece sono molto, 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 molto importanti. Quando noi li clicchiamo, avete visto prima, se io clicco questo strumento mi cambia questo menu. Se io clicco questi tre strumenti, fondamentalmente non sembra che cambia menu. Sembra di essere al menu principale, quello che noi vediamo in questo pannello. Attenzione, non confondete questo pannello con questi menu. Cambiano, lo vedete? Questo è il pannello principale. Questi tre menu fanno comparire sempre una serie di modifiche, ma sono molto differenti perché innanzitutto, se mentre prima nel pannello principale, se io vado a toccare l'esposizione, lui lavora su tutta l'esposizione dell'immagine. Ma se io ho bisogno di fare dei lavori specifici solo su parte di immagine, porzione di soggetto o di sfondo, come faccio? Ecco che arrivano questi tre strumenti qui che ci aiutano a avere sempre tutti questi effetti, ma spalmati in maniera differente. Cosa significa? Io sempre posso andare a lavorare sull'esposizione, il contrasto, le luci, le ombre, ma se qui ci lavoro in maniera generica su tutta l'immagine, qui ci lavoro grazie all'aiuto di un pennello, qui ci lavoro con questo menu grazie all'aiuto di un filtro graduato e qui ci lavoro grazie a questo menu grazie a un filtro radiale, quindi all'interno o all'esterno di un cerchio. Ok? Andiamola a vedere nello specifico per farvi capire quello che intendo. Se io ho bisogno di enfatizzare, no? Vedete questa foto è stata scattata con una luce abbastanza laterale, quasi chiamiamola Rembrandt, perché c'è un piccolo triangolino anche in ombra da questa parte sinistra, quindi c'è questa parte di corpo un po' più ombrata, questa parte di corpo un po' più luminosa. Se io volessi enfatizzare questo aspetto, come faccio? Grazie al filtro graduato, quindi lo stesso effetto ma lo vado a utilizzare con delle metodologie diverse. Quindi in questo caso prendiamo il caso specifico del filtro graduato. Azzerate sempre con doppio clic tutto perché purtroppo Camera RAW si ricorda tutte le cose che noi andiamo a toccare. Quindi assicuratevi che siete con questi effetti tutti a zero. E ad esempio, cosa succede? Se io non vado ad applicare questo filtro, ma semplicemente vado ad alzare l'esposizione, non succede nulla, perché ancora non ha applicato il mio filtro. Come si applica il filtro? Tirando un filtro graduato, quindi partendo da un lato dell'immagine, lo vedete che è comparsa, dal verde al rosso, significa che graduatamente la mia esposizione sta partendo da destra, per piano 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 dissolversi fino ad arrivare, diciamo, al nostro muro rosso. Avete capito l'effetto?
Adesso, se oltre all'esposizione vogliamo aumentarli anche, che ne so, un po' le luci, aprire un po' le ombre, tutti questi effetti qui verranno applicati all'interno del nostro filtro graduato. Ok? Se io cambio idea, voglio al contrario diminuire l'esposizione, vedete? Partirò con una esposizione molto molto scura fino a graduatamente andarsi a inchiarire. Ok? Però io l'effetto contrario che voglio è proprio enfatizzare questa luce laterale. Quindi vado in questo caso specifico ad aumentare un po' l'esposizione, un po' le luci, ho aperto un po' le ombre, posso andare a lavorare anche un po' sui bianchi. Ok? In caso contrario, se voglio aggiungere un altro effetto, perché se mentre da destra ho voluto enfatizzare questa luce, da sinistra voglio scurire questa ombra. Voglio creare profondità, no, in questa immagine. Quindi cosa vado a fare? Sempre grazie al filtro graduato faccio nuovo. Nuovo, attenzione che tutti gli slide si ricorda cosa hai fatto prima. Quindi come ho fatto prima, doppio clic, azzero tutto. Potete sia prima tirare la tendina e dopo andare a giocare sugli effetti o farlo prima e dopo tirare la tendina, è indifferente. Questa volta tiro prima la tendina, da sinistra verso destra, quindi dal verde che va verso il rosso, e in questo caso inizio dopo con gli effetti, al caso contrario che ho fatto prima, in questo caso abbasso l'esposizione, abbasso le alte luci, chiudo le ombre, chiudo i neri. Vedete come ho enfatizzato il mio sfondo? Prima, dopo. Lo vedete? Ok? Scusate, ma ritornerà anche normale. Eccola qua. Si vede chiaro. Si vede chiaro. Ecco, andiamo a vedere altri tre metodi per sempre applicare determinati effetti, ma spalmati sulla nostra fotografia in maniera differente. Se io, ad esempio, ho bisogno con un cerchio di enfatizzare la luce sul viso della modella, anche qui nuovo, doppio clic, vado ad azzerare tutto, vado ad applicare un cerchio. In questo caso solo il volto della modella. Ok? Mi assicuro che questo cerchio, perché può lavorare sia in maniera esterna che interna, in questo caso io mi serve che l'effetto venga interno al cerchio, sia interno. In questo caso, ad esempio, lavoro dentro il cerchio, voglio dargli un pizzico di esposizione, voglio cavare un po' di ombre, quindi vado ad aumentare un po' le ombre, vado ad abbassare un po' le alte luci, un po' potente. Sto lavorando, facendo un determinato, adesso esagero per farvi capire, vedete, l'effetto all'interno di un cerchio. Adesso non esagero più per farvi capire il ritocco giusto. Se mentre prima, grazie a questo slide, ho tirato delle tendine, adesso ho giocato con dei cerchi che possono essere rettangolari, più piccoli, più grandi di tutto il corpo o anche esterni, come avete visto prima. Io posso escludere solo il viso e avere un determinato effetto tutto esterno al mio cerchio. Adesso l'ho esagerato di nuovo per farvi capire l'effetto. Ok? La riapro un attimino per farvi capire meglio. Eccoci qua. Quindi abbiamo visto come applicare determinati effetti col filtro graduato all'interno di un cerchio, ma possiamo farlo anche grazie a un pennello. Un pennello sarà semplicemente il metodo diverso di spalmare il nostro effetto, ma questa volta pitturando, grazie a un pennello. Quindi come funziona? Andiamo a vedere un esempio veloce anche qui. Azzeriamo tutto quanto. Mi assicuro che tutto sia azzerato.
Ad esempio, ho bisogno di andare a abbassare un po' le ombre, chiudere un po' i neri, abbassare un po' l'esposizione, anche le alte luci. Voi adesso non vedete nessun effetto perché ancora non ho pitturato. Adesso vado a pitturare. In quale zona ho bisogno di questo effetto, che questo effetto venga applicato? In tutta questa parte qui. Ok? Adesso esagero per farvi capire. Lo vedete? Sto dando un determinato effetto solo a dei determinati punti, qui grazie a un pennello, lì grazie a un filtro graduale e lì grazie a un cerchio. Può essere qualsiasi effetto. Io adesso mi sono soffermato sull'esposizione. Potete andare, che ne so, a dare un pizzico di nitidezza solo al viso, piuttosto che andare a fare graduatamente una riduzione di disturbo, piuttosto che andare a fare graduatamente una saturazione da destra verso sinistra, piuttosto che andare a togliere graduatamente, grazie al pennello, magari rimuovere un po' di foschia. Cioè, non è importante quello che voglio farvi capire, il tipo di effetto che volete dare sulla vostra immagine, il tipo di modifica, ma anche molto come l'applicate, cioè l'applicate grazie a un pennello, grazie a un filtro graduale oppure grazie a un cerchio. E questi tre strumenti qui ci permettono quindi di applicare determinati effetti in punti specifici, spalmati con metodi differenti. Invece nel menu principale, quello generico, questo, qualsiasi effetto che facciamo avviene in tutta l'immagine. Ok, io avrei concluso con Camera Raw, se avete domande, fatemele. Volevo dire, se fai vedere la regolazione del pennello e anche della sfumatura. Sì, scusami, c'hai ragione, non l'ho fatto. Sì. Allora, il pennello, facciamo un caso specifico, che ne so, ho bisogno di, adesso azzero tutto, faccio nuovo. Ho bisogno di alzare l'esposizione, le luci e le ombre, solo in questa parte di sfondo. Il pennello, andando qua sotto, ovviamente potete regolarlo anche di dimensione, quindi fare un pennello più grande. All'interno del cerchio nero, vedete che ci sono due cerchi, all'interno del cerchio nero l'effetto sarà totale. Dal cerchio nero fino al cerchio tratteggiato l'effetto sarà sfumato. Quindi io adesso esagero per farvi capire l'effetto. Ok, vedete, dentro il cerchio nero lui lavorerà al 100%, nella parte esterna lavorerà sfumato. Ok? Oltre la dimensione del pennello, possiamo farlo più grande, più piccolo, possiamo cambiare anche la sfumatura interna, cioè avere il cerchio nero molto più vicino al cerchio tratteggiato, oppure nel modo opposto dal cerchio nero arrivare al cerchio tratteggiato con molta più strada, quindi i due cerchi tenerli molto più distanziati. Possiamo cambiare anche l'intensità del flusso e della densità per avere un effetto molto più potente, molto più drastico come effetto. Però quello che io consiglio, e lo vedremo anche all'interno di Photoshop, è di lavorare sempre con dei flussi, con delle opacità, con delle densità molto, molto, molto soft. Ok? Stato chiaro chi mi ha chiesto questa domanda? Perfetto. Assolutamente. Allora, abbiamo visto all'interno di Camera Raw tutte le cose più importanti ed essenziali. A questo punto, non vado ad aprire questo proprio, ma vi grazio, vado ad aprire un'altra immagine magari. Possiamo passare all'interno di Photoshop. Secondino che recupero un ritratto da lavorare.
Adesso, mentre mi riposo e bevo anche un goccio d'acqua, se avete Non ti domande me le preoccupare, fate. approfitto che ti faccio una domanda fatta sempre da Riccardo. Ci dice, se sulla modella di colore volessi enfatizzare il costume, non sarebbe più opportuno scegliere uno sfondo chiaro? Più in generale, quanto incide la scelta dello sfondo per valorizzare una persona o ad un prodotto? Allora, premetto che tutte le foto che state vedendo non sono mie immagini, l'ho detto inizio serata, sono dei file che potete scaricare tranquillamente voi, anzi, dopo li condividerò con l'organizzatore in modo tale che se volete allenarvi sulle stesse cose che vediamo stasera, sono dei file che si trovano tranquillamente in rete per essere scaricati e tranquillamente utilizzati per allenarsi a ritoccare. Questo per dire che sì, hai ragione, io non avrei scattato quel costume con quello sfondo, ma soprattutto con quella luce, con quella, cioè, non avrei proprio scattata così la foto, perché come hai visto tu, la modella è nera, gli metti dietro uno sfondo nero, gli metti un costume scuro, gli metti oltretutto una luce Rembrandt che si dovrebbe cercare di evitare anche su un soggetto femminile, perché il soggetto femminile va cercato di essere avvolto anche a livello di luce, e non, però lì sono anche lì dei gusti personali. Se vi piace una luce molto più dura, molto più teatrale, ci sta che la potete scattare con quella metodologia. In moda, se dovete fare una cosa commerciale, se dovete fare un lookbook piuttosto che una campagna pubblicitaria. Per un cliente, eccetera, gli dovete enfatizzare e valorizzare in questo caso quindi un vestito, perché per me la fotografia di moda nasce per sponsorizzare qualcosa. È normale che uno scatto così, cioè se vi pagano anche, trovate un cliente che vi paga anche per fare uno scatto del genere, non ci siamo, nel senso che non va assolutamente bene. Io non l'avrei fatto così. Hai ragione su quello che hai scritto. Se me lo rileggi, tra l'altro, che mi sono perso, non so se ho risposto a tutto il commento che faceva. Allora, guarda, lo metto a video così, ecco qui, lo possiamo Ah, leggere ok. tutti. Se sulla modella di colore volessi enfatizzare il costume, Il non sarebbe... costume, ok, ha risposto. Più opportuno scegliere uno sfondo chiaro, sì, assolutamente. Più in generale, quanto incide la scelta dello sfondo per valorizzare una persona barra prodotto? Sì, come dicevo prima, la scelta dello sfondo è essenziale su un prodotto. Io poi, se guardate i miei lavori, ci tengo particolarmente a fare dei forti contrasti. Cioè, il mio stile di fotografia è avere delle foto molto contrastate, molto d'impatto, quindi non l'avrei mai fatto io uno scatto del genere, un costume nero, modella nera, sfondo nero, luce Rembrandt, no, assolutamente. Anzi, Spero di... a tal proposito mi ricordo una foto che hai fatto vedere nella serata che abbiamo fatto in presenza qualche tempo fa. Mi ricordo di quella della modella in Inghilterra che aveva lo sfondo dietro di una, mi sembra una serranda se non fosse, se non ricordo male. Lei Era col proprio la tua foto, vestito benissimo, giallo. l'avevi scelto, ecco, un vestito molto giallo che enfatizzava il colore della sua pelle. Esatto. Prima di aprire la foto in Photoshop, così respiro anche un secondo, vi sto facendo vedere in specifico velocemente come ritoccherei io questo scatto qui. Giusto per riassumere velocemente tutte le cose che abbiamo detto prima. Se Matteo o Teo vogliono fare una domanda specifica, approfittate del momento così diamo la possibilità ad Andrea. Sì, voi fatene perché io se no procedo, ve lo dico. Va bene, Sì, ti faccio una domanda io. va bene. Sì.
Allora, ho visto che prima hai su Camera Raw hai messo mano al discorso luci, colori chiari, colori scuri o neri. In Photoshop c'è una, adesso che però non so se andiamo in un argomento tra virgolette un po' più avanzato, anche il discorso dei valori tonali, della regolazione dei valori tonali. Sì, li possiamo vedere Che stasera, scusami. differenza fa, cioè, da Camera Raw utilizzando, ecco, il pannello che stiamo mostrando adesso La curva di viraggio, se si avevo inteso. Ma con i valori tonali. fondamentalmente i valori tonali lavorano leggermente in maniera diversa. Se tu guardi qui, si lavora sulle luci, sui colori chiari, sui colori scuri e sulle ombre. Lì invece lavoriamo più sul nero, sul bianco e sul grigio come valore tonale. Cioè, sono due cose completamente diverse. Adesso te lo apro anche per farti capire, tanto ho abbastanza finito. Ok. I valori tonali che tu vedi qua, fondamentalmente tu lavori sì sui bianchi, e sto lavorando sulla luminosità, quindi solo sulla luce dei bianchi, sui neri, oppure sui grigi. Ok? Non stiamo lavorando in specifico come lavoriamo su Camera Raw, esplicitamente su le ombre ad esempio lì non vengono toccate, vedi? Qua ci abbiamo le ombre, è diverso come effetto. Qua andiamo a aprire le ombre, chiudere le ombre, non stiamo andando a scurire tutti i neri, stiamo andando proprio a schiarire le ombre qui. I colori scuri, ok, fa un po' lo stesso effetto, i colori chiari, idem, le luci, una cosa completamente diversa. Qui andiamo a lavorare sulle alte luci. Lo vedi? Spero di essere Sì. stato abbastanza Sì, chiaro. è una cosa un po' più, cioè è un target un po' più selettivo, ecco, sono, hanno due Esatto, target esatto. leggermente differenti. Esatto. Ok, ci siamo. Io lo sviluppo in Camera Raw l'avrei fatto così. Vediamo velocissimamente, ci sarebbe un mondo, ci sarebbero ovviamente milioni di giornate di lezioni da fare sia all'interno di Camera Raw che Photoshop. Sto cercando di farvi una cosa molto riassunta, molto ristretta e molto generale. Poi rimando sempre, se qualcuno è interessato a fare qualcosa di più approfondito, a contattarmi privatamente. Come si presenta Photoshop, come si sviluppa, quali sono le cose essenziali, le cose più importanti? Allora, innanzitutto io credo che ogni fotografo debba tenere il pannello di controllo, quindi le cose che visualizza impostate su fotografia e non su essenziali. Vedo che molti utilizzano questo slide qua di essenziali, perché in fotografia vengono fuori tutta una serie di strumenti, di regolazioni diverse dagli altri menu, ok? Poi ovviamente andrebbe settato lo schermo, andrebbe settato la correzione del colore, il profilo del colore, tutto in una maniera specifica, però ci dilunghiamo poi veramente tantissimo se vediamo tutto stasera. Qua di canto abbiamo tutta una serie di strumenti. Sopra la prima riga rimarrà sempre fissa, la seconda riga cambierà in base allo strumento che stiamo schiacciando, e questo è molto importante perché questa seconda riga molti la snobbano. Qui abbiamo semplicemente uno slide che ci permette di zoomare all'interno del navigatore, l'istogramma invece vediamo quello che c'era dentro Camera Raw. Qui tutta una serie di librerie, di regolazioni, scusate, molto molto importanti. Queste le vedremo un po' tutte, se non quasi tutte. E qui abbiamo i nostri famosi livelli. Ecco, Photoshop su cosa si basa? I livelli sono fondamentali, cioè sono eclatanti, e molti di voi imparano a usare Photoshop proprio sulla creazione. Più livelli faccio, più sto ritoccando.
No, cioè questa metodologia di lavoro è completamente sbagliata perché ci insegnano, dico così in generale, ci insegnano magari dei videocorsi su YouTube, qualcuno avrà guardato, no? Delle cose da autodidatta, che ogni operazione che dobbiamo fare dobbiamo sdoppiare il nostro livello. Quindi qua faccio, che ne so, la correzione della pelle. Poi lo sdoppio ancora e faccio un'altra roba, poi lo sdoppio ancora fino a ritrovarci ad avere, alzo un po', se non vedete. Ecco, non riesco ad alzarvelo più di così, fino a arrivare ad avere milioni e milioni di livelli sdoppiati. Ecco, questa cosa qui è sbagliatissima, cioè non si lavora così su Photoshop. Sì, si lavora su diversi livelli. Ma vi faccio vedere una cosina. Adesso li butto tutti e vi pongo l'attenzione in basso qua a sinistra. Vedete che il mio file Photoshop mi sta dicendo che in questo momento pesa 69 megabyte. Lo vedete qua dove indico? Qua sotto a sinistra. Sto muovendo il mouse. Si vede, si vede. Ah, perfetto. In questo momento il nostro file è di 69 megabyte. Guardate quando io trascino, quindi sdoppio, duplico un livello, lo faccio una volta, da 69 diventa 138. Lo faccio due volte, da 138 diventa 207. Da 207 diventa 276. Cioè ogni volta che io sto sdoppiando dei livelli, sto caricando il mio sistema, il mio Photoshop di una memoria RAM che non è infinito, a meno che avete dei computer veramente spaziali. Vi assicuro che lavorare in questa metodologia qui, dopo 10 passaggi grossi che fate, vi crasha il programma, perdete tutto quello che avete fatto. Grazie, arrivederci. Questo per farvi capire che ci sono quando allora siamo proprio obbligati a fare un tipo di lavorazione, la andiamo a sdoppiare una volta, ok, ci sta, ma ci sono tantissime altre opzioni che magari si possono fare ugualmente, semplicemente andando a creare magari un nuovo livello. Anche qui ne posso creare 1000, ne ho creati 9. La mia foto è aumentata, il mio peso, solo di una volta quando io ho sdoppiato il primo file, non continua a caricarsi di memoria. Cioè, questo per farvi capire che Photoshop ha 10.000 strade per arrivare a un obiettivo. Quello che io dico sempre è che ci puoi arrivare per qualsiasi strada. È ovvio che c'è la strada più corta, la strada più tortuosa, la strada in discesa, la strada in salita. Tu all'obiettivo finale, magari dopo ci sei anche arrivato, però sei arrivato da una strada sbagliata. Cioè, immaginate me e voi che fate lo stesso percorso per arrivare allo stesso obiettivo. Io arrivo super tranquillo, non essendo stanco, avendo fatto la mia strada in discesa, anzi mi ha facilitato il mio flusso di lavoro a fare una determinata operazione. Voi magari ci arrivate lo stesso, ma affaticati da una strada molto tortuosa che vi dà al vostro programma un peso non necessario. Non so se sono stato chiaro. Butto tutto, era solo per farvi capire un piccolo esempio. Un'altra cosa molto sbagliata che tante persone fanno è che nel menu principale, quindi la riga quella che vedevamo prima, gli slide quelli che non cambiano mai, abbiamo tutta una serie di regolazioni, no? Anche qui, come dentro Photoshop, posso cambiare, che ne so, la luminosità piuttosto che l'esposizione, piuttosto che le curve, piuttosto che farlo in bianco e nero. Posso fare tutta una serie di effetti, no? Però il problema di Photoshop è sempre creare un metodo di lavoro che A non sia distruttivo, B ci permetta di tornare indietro. Vi faccio un esempio stupido. Se io vado attraverso immagine, regolazioni, aumentare la mia luminosità, apro il mio ben menu, aumento la luminosità, è un esempio, è solo, e clicco ok, poi vado a fare 1000 altre operazioni, 4 ad esempio, voglio ritornare indietro, anche se sottolineo il mio sfondo primario, vado di nuovo in regolazioni, luminosità,
Il mio slide non si ricorda che io prima gli ho dato luminosità, cioè io ho fatto una correzione distruttiva, non posso più tornare indietro. Sì, voi direte ci sono, c'è il metodo Ctrl Alt, Ctrl Z per tornare indietro una determinata tot di azioni, ma finito quello che voi programmate al programma che gli dite registrami 10 azioni piuttosto che 20, voi tornate indietro 20 volte. Alla ventunesima non potete più tornare indietro. Quindi, perché ci sono tutti questi bei disegnini grazie a questo slide fotografia? Perché tutte le azioni che abbiamo qui, ad esempio luminosità, valori tonali, le abbiamo anche qui, luminosità, valori tonali, curve. Vedete? Sono gli stessi identici, esposizione, vividezza. Vado di qua, uguale, esposizione, vividezza, ce li abbiamo tutti. Tutti. Qual è la differenza? Innanzitutto, questi lavorano su un, cioè, se voi dovevate farlo con quel metodo, come minimo dovevate sdoppiare il livello, quindi per non intaccare l'originale, andare a regolare la luminosità, chiamare questo livello luminosità. Ok? Esempio, eh? Quindi lavoriamo sulla memoria, come ho detto prima. Se io invece applico una maschera di livello, quindi applico questa correzione, è la stessa, identica di prima, ma innanzitutto non sta lavorando sulla memoria, sulla RAM, sullo sviluppo del nostro programma. Stiamo ottenendo lo stesso risultato, quindi sto aumentando la luminosità, in questo caso la metto a 38, chiudo, faccio 1000 altre 700 operazioni, dopo. Se io mi accorgo che questa luminosità è eccessiva, voglio tornare indietro, basterà semplicemente che clicco sul simbolo di questo effetto, quindi in questo caso specifico la luminosità, e lui si ricorderà esattamente che io la luminosità l'ho alzata di 38. Non mi va più bene? La riabbasso. La tengo a 6. Tra altre 10 operazioni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mi riaccorgo che la mia luminosità non mi va più bene. Di nuovo la riapro, lui si ricorda esattamente che era 6, cioè non sto applicando delle correzioni distruttive, soprattutto posso tornare indietro e non sto influendo sulla pesantezza del mio programma, del file, della RAM, di tutto. Ok, butto tutto. Se avete domande, chiedete per farvi capire. Ok, andiamo velocemente a vedere queste regolazioni. Abbiamo visto appunto luminosità e contrasto, non so spiegarvele tutte in specifico. Contrasto darai più contrasto, meno contrasto, più luminosità, meno luminosità. Valori tonali. Qualcuno prima mi chiedeva i valori tonali e sono esattamente la seconda cosa che io faccio all'interno di Photoshop. Vi avevo accennato prima, all'interno di Camera Raw, il bilanciamento del bianco che è molto difficile farlo, a meno che date un cartellino in mano alla modella, date lo slide, quello classico con tutti i colori, allora grazie alla cannuccia. Andiamo a bilanciare il nostro bilanciamento del bianco in maniera perfetta. C'è chi lo fa da qua, ma da qua è molto difficile perché oltre a muovere questi slide che qualcuno mi aveva chiesto, noi grazie a queste tre cannucce, se voi guardate il finale di questa cannuccia, l'ultima punta proprio, qua c'è una punta nera, qui ha una punta grigia e qui ha una punta bianca. Quindi molti di voi cosa pensano? Dicono, ah, qua si bilancia il bianco, quindi prendo lo slide con la cannuccia nera, cerco un punto a casaccio che secondo me qua è nero e cliccano. Ho bilanciato il bianco. Stessa cosa lo fanno con il bianco, sbagliatissimo. Perché c'è un metodo molto più professionale e veritiero di fare la stessa cosa, sempre da qua, ok? Però fatta in maniera efficace, professionale.
Quindi, come si va a bilanciare il bianco in maniera efficace? Iniziamo dal nero. Prendiamo sempre la nostra cannuccia, ma la andiamo a schiacciare in maniera casuale all'interno della foto dove noi pensiamo che sia nero. Teniamo premuto Alt da tastiera. Anziché spostare il nostro slide normalmente, senza premerlo, farebbe questo risultato. Se invece io premo Alt e lo sposto, vedete cosa succede? Lui mi fa vedere subito qual è il punto più nero nella mia immagine, qual è il punto che sicuramente è nero. Non vi potete sbagliare. E vedete che non dà nessun punto che è sullo sfondo. Come molti di voi avrebbero potuto pensare, il nero su questa foto è sullo sfondo. No, non c'è nero su questo sfondo. Cioè il primo punto che esce in assoluto nero sta all'interno di questi capelli qui. Quindi cosa succede? Noi andiamo a zoomare l'immagine in questi capelli qui, schiacciamo sempre Alt, vedete il punto, il primo punto nero dove esce? Lasciamo Alt, lasciamo questo slide, ecco la cannuccia nera, clicchiamo dentro questo punto, lì è il nero assoluto. Lì non ci siamo sbagliati, è uscito il nero perfetto. La stessa cosa adesso, prendiamo il bianco. Se trascinassimo solo il bianco, succederebbe questo. Se invece con Alt tengo premuto e trascino il bianco, lui mi fa vedere dov'è subito che esce il mio bianco in questa immagine. In questo caso, sulla punta del naso o della fronte. Quindi anche qui mi vado a zoomare al 1000x1000 il mio naso. Tengo sempre premuto Alt. Faccio di nuovo lo slide per vedere dove esce esattamente il mio bianco. Qua dentro. E clicco bianco. Avendo bilanciato il nero e il bianco, in automatico ho bilanciato anche il grigio. Senza cartellino, senza nulla, ho fatto il bilanciamento colore perfetto, avanzato e senza errori. Prima, dopo. Domande? Ma una domanda io te la volevo fare, scusa, riguarda però Lightroom, che tu mi dici che non usi mai, però su Lightroom c'è una funzione, non voglio dire simile, ma quasi. Quando tu regoli bianco e nero e premi Alt, vengono fuori La stessa cosa. esattamente, esatto, la stessa cosa. Allora io praticamente bilancio il bianco. Io lo uso, cioè quando, se tu lo vuoi sbilanciare, lo sbilanci. Però sai che lo sbilanci. Quando tu col cursore fai eliminare, elimini, diciamo, quello che viene fuori, cioè quel giallo, facendo il nero, e poi lo stesso fai col bianco, calandolo, Sì, ho eccetera, eccetera, capito, c'è la viene stessa cosa su un'immagine Lightroom. in teoria bilanciata, secondo me. Poi se Certo, guarda, se c'è la stessa funzione, assolutamente sì, io so che non negli so anni. se, non so se è la stessa, però è quella che uso io. Però Ora, vabbè. non posso darti conferma perché, come dicevo prima, io non lo uso praticamente mai, cioè non ce l'ho neanche installato sul mio computer, però so che si aggiorna frequentemente Lightroom, quindi magari evidentemente hanno incrementato questa funzione anche lì, ci può stare. Ma sì, c'è da un pezzo quella. Se tu Ma. premi Alt quando vai sui bianchi e sui neri, scompare l'immagine, vengono solo fuori Dove esattamente? le gamme più Beh. alte, sia del bianco che del nero. Tu le bilanci col cursore e alla fine, secondo me, non lo so se ho fatto un vero bilanciamento del bianco, però Bilancio. sicuramente non ho avuto zone, evito zone bruciate o non leggibili. No, a Sì, si proposito di dovrebbe questo fare sul bianco. nuovo, Sì. volevo chiederti, a me dà molto fastidio quel po' di bruciato che ha sotto il collo lì, che è quella, ma quella lì mi dà un gran fastidio. Te come la correggi quella lì? Adesso ci arriviamo, perché ci Ok. sono parecchie cose da correggere e pian piano cerco di farvi una lezione a 360 gradi, ovviamente cerco di stare Ok. generico un po' su tutto, però ci arriviamo. Comunque usalo tranquillamente lì, se ti viene fuori quell'opzione
Io non sono aggiornato purtroppo con Lightroom, non ti direi una cavolata, non so, non lo conosco proprio come programma, ho sempre usato Camera. Potrebbe essere però, puoi tranquillamente usarlo se ti vengono fuori tutti i punti sia di bianco che di nero e quindi tu sei sicuro che in quel punto sia esattamente nero e in quel punto sia esattamente bianco, puoi tranquillamente usarlo che non ci sono problemi. Io di solito uso quello per comodità, ho imparato a usare quello e No, vabbè. va bene, va bene. L'importante, quello che volevo dire un po' prima, è di non farla casaccio, nel senso, vedendo le cannucce, non mettetevi con le cannucce a sparare. Secondo me il nero è qui, e clicchi. Cioè, se c'hai questo metodo che ti faccia uscire veramente quali siano i punti neri e quelli bianchi, ci sta, e fai il bilanciamento così. Se lo devi fare a casaccio, così, cliccando sull'immagine, è molto difficile beccare il punto nero. Al 100% e il punto bianco al 100%, solo Cioè, quello. no, che no, ad occhio no, Eh no. no, era solo quello volevo Sì, spiegarti. certo. Ok, procediamo. Quindi abbiamo visto già una cosa molto importante. Qui abbiamo le curve, anche qui possiamo lavorare solo sui neri, bianchi, creare dei punti, alzarle, abbassarle, però anche su questo non mi soffermo. Esposizione, vividezza, tutte cose che abbiamo visto di là. Ecco, un'altra cosa, bilanciamento colore. A livello generale, questo è uno slide che io uso molto spesso, ancora prima di iniziare a ritoccare la pelle e quant'altro, perché mi suddivide in questo menu le ombre, i mezzi toni e le luci. Quindi, iniziando dalle ombre, prendo proprio gli slide, e questo è il gusto personale, e inizio dal centro, a fare sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra. Qui non c'è una regola, cioè qua c'è il gusto. Mi piace di più come viene l'effetto a destra, lascio a destra. Prendo l'altro e faccio la stessa cosa. Sinistra, destra, mi piace più a destra, lascio. Sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, lascio. E procedo. Mezzi toni uguale, sinistra, destra. Anche qui è buon gusto di regolare a nostro piacimento la nostra immagine, lavorando suddividendoci in ombre, luci e mezzi toni. E anche questo l'ho terminato. Bianco e nero lo vediamo dopo perché c'è una cosa carina proprio specifico sul ritratto. Qua possiamo aggiungere dei filtri fotografici più caldi, più freddi, eccetera. Posterizza tutti questi menu qua, li saltiamo perché altrimenti non ce la facciamo. Correzione correttiva al volo. Ecco, qui abbiamo una sorta di piccolo menu che abbiamo anche dentro Camera Raw, cioè ci permette di agire su questi colori solamente su questi canali di colori. Quindi, ad esempio, noi vogliamo fare una modifica solo sui rossi, anche qui, grazie a questo slide, facendo sinistra, destra, ci permette di fare certe modifiche solo al colore del rosso. Vedete come interagisce solo sul rosso? Ok? O ad esempio sul trucco, sul shine, sugli occhi, che poco si vede, magari si vede più con il blu. Poco si vede. Comunque qua anche qui è buon gusto e gusto personale. Oltre a tutti questi colori qua, anche qui possiamo andare a bilanciare i bianchi. Ok, il neutro, che sarà quello più impattivo. E anche qui non c'è una regola, nel senso, ognuno lo fa a proprio gusto. E i neri. Ok, dopo possiamo sempre andare a opacizzare leggermente il nostro effetto per non avere un impatto decisivo. Ok? E
E queste, diciamo, in linea generale sono le cose molto principali e generiche che si possono fare. Andiamo sulla correzione del viso e del ritratto in specifico, quindi in questo caso la pelle, e può essere anche i bianchi luccicolenti, come diceva prima, scusa, non ho visto, non mi ricordo il nome. Non è importante, sono Giorgio. A Giorgio, scusami. Allora, in questo caso ci sono anche qui diverse strade per raggiungere un obiettivo. Vediamo io come ritocco la pelle e qual è il metodo più veloce per ritoccare la pelle. In questo caso sono obbligato a sdoppiare il mio sfondo. Andrea, scusa se ti disturbo. Allora, Sì. c'è una domanda magari che ti porrei in evidenza, così magari può essere. Non ho avuto modo di leggerla appieno, la mettiamo a pieno schermo. Sì, ciao C'è Andrea. Alan Piscaglia, dice: Ciao Andrea, buonasera, una domanda di curiosità, ma in linea con quanto stai mostrando. Nell'ottica di uno shooting all'aperto, dove ci sono variabili a volte ingestibili rispetto allo studio, esempio nuvole passeggere che coprono il sole e pure un po', come ti approcci per un color grading che sia coerente con tra tutte le immagini dello stesso set, c'è qualche utile Utile trick? trick. Ma diciamo che all'aperto è sempre molto variabile, come diceva lui, non c'è una regola. Una volta che tu hai fatto il tuo primo scatto, che è bilanciato, e come dicevo prima, gli fai tenere il classico cartellino in mano alla modella, bilanci il bianco su quello, scatti con la giusta esposizione, dopodiché non c'hai altro da fare. Tutte le immagini ti verranno, sì, le nuvole, è ovvio, si sposta la nuvola, ci avrai il file più esposto, si ricopre di nuovo il sole con la nuvola, ci avrai il file di nuovo sottoesposto, cioè lì andrai a toccare, a giocare solo più con l'esposizione. Una volta che tu hai un'esposizione che non sia né troppo bruciata e neanche troppo sottoesposta, il bilanciamento del bianco ti rimane quello. E tutti i tuoi file e tutta la tua post-produzione ti verrà uguale, non vedo perché ti dovrebbe venire diversa. Non so se ho risposto, diciamo, a pieno alla tua, riscrivimela se non intendevi quello. Ci riscriverai, immagino. Direi di sì, appena se scrive qualcosina di diverso te lo dico. Ok. Allora, purtroppo mi spiace perché non avendo il contatto diretto così che non mi potete rispondere subito, dobbiamo stare un po' alla mia interpretazione di quello che volevate dire, che non è magari sempre corrisponde al 100%, ecco. Ecco, stavamo parlando di che si inizia, diciamo, con il ritocco della pelle. Come procedo io col ritocco della pelle? Ci sono tante metodologie per ritoccare la pelle. C'è il timbroclone, come ha detto prima Giovanni, perché faceva il bordo di quel buco. C'è lo strumento toppa, c'è il timbroclone al volo. La migliore metodologia, però, per ritoccare un ritratto, in questo caso parliamo, il ritratto è formato da una texture. Una texture molto diversa, cioè la fronte ha un tipo di texture, il naso c'è un'altra, le guance c'è un'altra. Quelle metodologie facili che vedo spesso purtroppo online insegnano un po' tutti a lisciare. Liscio la pelle, la liscio, tolgo tutti i difetti e sono a posto. Ok, nel senso sì, ti viene per carità una pelle perfetta, ma viene una pelle anche molto di porcellana, cioè viene una cosa molto finta, molto piallata, molto non bellina da vedere. Ecco, la cosa che io ho sviluppato negli anni è cercare di toccare sempre meno la pelle, toccandola. Ma nel giusto modo, toccandola, ma non andando a interagire sulla texture, sulla tridimensionalità della pelle stessa. Quindi, io come procedo, diciamo, a ritoccare la mia immagine? Una volta che l'ho bilanciata e tutto, prendo lo strumento toppa,
È molto importante il secondo menu, come dicevo prima, ha tutta una serie di opzioni che qui segna in metodo normale, perché questo è molto più impattivo come metodo, quindi normale. Qui si ha sottolineato, diciamo, la prima opzione. E fondamentalmente cosa vado a fare? Questo è lo strumento che dovete perderci più tempo in assoluto. Perché lavorando su un livello sdoppiato, magari anche un pelo opacizzato per non essere troppo impattivo, vado a prendere tutti i miei difetti e li vado fondamentalmente a spostare su una zona pulita. Anche il riempimento magari lo metto un po' più soft. Tutti i miei difetti vado a trascinarli su una zona più pulita o comunque accanto con la stessa luminosità o ombratura. Vedete che qui non vado a prendere una parte pulita qui, ma la prendo magari sottostante perché la curva di quest'ombra segue questa linea. Quindi se vado a ritoccare delle cose qui, seguo questa linea anch'io. Ok? Ad esempio, qui non vado a prendere una parte pulita qua sotto, ma la vado a prendere identica con la stessa ombratura accanto. Allora, quello che dicevo prima, più perdete tempo con questo strumento, più otterrete ovviamente un risultato veritiero, bello, credibile, con la stessa texture, perché anche usare il team bloccone, ad esempio, io posso usare un altro strumento. Ad esempio, prendo questa parte pulita qui e la porto in questa sporca qui. Ok? Però se vi zoomo, ve lo zoomo un po' di più per farvi capire meglio come lavora. Prendo questa parte pulita qui e la porto qui. Ok? Se vi zoomo, vedete che questa parte qui, oltre a venire pulita quasi come quella, è anche leggermente mangiata, perché leggermente si va a perdere questo effetto. Cosa che non fa. Scusate, io stavo lavorando su un livello un po' soft, vi rifaccio vedere l'effetto su un livello impattivo, cioè al 100%. Prima avevo un po' di opacità, per quello non si vedeva troppo. Prendo una parte pulita e porto nella sporca. Vedete, sì, lui mi va a togliere quell'effetto lì, ma leggermente dentro, proprio questo effetto qui, viene una leggerissima, quasi impercettibile mangiatura. Cosa che è, se io ritorno indietro e riprendo il mio piccolo difettino, lo faccio con lo strumento toppa, lo sposto, lui all'interno di questa parte pulita ha riportato esattamente la texture che c'era accanto. Ve la zoom ancora di più per farvela capire. Vedete che dentro ho assolutamente l'intera texture che avevo accanto. Non sto andando a mangiare o leggermente a lisciare delle parti. Ok? Quindi, una volta che noi passiamo 10 ore su questo strumento, no scherzo, però c'è da passarci parecchio tempo. Possiamo dire di aver concluso il nostro fotoritocco sulla pelle. Voi direte di già, quasi. Mi chiedeva qualcuno delle bruciature. Cosa succede? Una volta che noi abbiamo pulito il 90% della nostra immagine, ad occhio nudo, a vederla così, già questa modella comunque non ha dei grossissimi difetti, quindi sembra quasi che sia abbastanza pulita. Ok?
Facciamo finta che siamo soddisfatti, abbiamo finito il nostro ritratto, l'abbiamo pulito per bene di tutti i difetti che aveva ed è, secondo noi, concluso. A questo punto, che secondo noi è concluso, attiviamo lo slide, quindi le regolazioni del bianco e nero, non con un bianco e nero semplice, ma andiamo a esaltare i rossi e i gialli. Vedete cosa sta succedendo sul mio viso? Stanno venendo fuori tutta una serie di imperfezioni che prima, ad occhio nudo, erano quasi impercettibili, non si vedevano. Ok? Quindi io questo lo chiamo uno slide di sostegno, no? Tenendo attivato il nostro bianco e nero che ci serve solo per aiutarci a capire questa foto dove è difettata, dove ha dei problemi, dove ha altri difetti, riandiamo a fare la stessa cosa di prima. Quindi su un livello sdoppiato, anche questo magari leggermente opacizzato, non vado a lavorare sul bianco e nero, ma su questo livello che ho creato, sempre della pelle. Quando ho pensato di aver finito, come ho detto prima, ah, sono a posto, ho finito. Faccio questo livello in bianco e nero, contrasto molto i rossi e gialli e ricomincio da capo. Rincomincio da capo A sui difetti, B devo andare a ritoccare tutto quello che è troppo chiaro, quindi in questo caso, come diceva prima Giovanni, se mi ricordo bene, No, Giorgio, Giorgio. Giorgio, scusami, io i nomi faccio fatica, scusami Giorgio Giorgio. Di Giovanni, quindi va bene, il nome Ah, di mio. perfetto, perfetto, scusami. È il nome di mio. Dicevo, vado a ritoccare non solo i difetti che prima non vedevo, ma tutte le parti o troppo chiare o anche troppo scure. E dopodiché vado a ritoccare tutte le ombre e le luci, cioè sembra finita, dice, ah, facile, ho finito. No, si rinizia da capo e in questo caso dove vado ad agire? Devo togliere tutte le parti troppo nere, le vado a bilanciare, seguendo la texture perfetta di dove sto ritoccando. Ok, tutte le parti troppo nere. Parti che prima non vedevo, ad esempio questo difetto qui, io prima non lo vedevo ad occhio nudo, adesso mi è saltato all'occhio. Rughe che prima non mi davano fastidio, eppure ci sono. Ecco, l'unica cosa che non si riesce a fare con la toppa è andare a lavorare vicino a dei contorni, ad esempio potrebbero essere le ciglia. Quindi se io vado a contornare la mia occhiaia, sto andando in sostanza a spezzare tutte le mie ciglia. Se io la porto in una parte pulita, viene uno schifo. Non posso farlo. Lì devo per forza farlo con il timbroclone. Quindi torno indietro, gliela lascio per ora l'occhiaia, inizio a guardare tutti gli altri difetti che prima non vedevo. Continuo a lavorare la mia immagine su tutti i difetti che prima non vedevo. Ad esempio questi puntini qui. Ok. Dopo passo anche, e sembra che non ho fatto nulla, perché se noi togliamo l'occhiello al nostro bianco e nero e facciamo prima e dopo, adesso magari un po' più zoomato così lo vedete, prima e dopo sono andato a togliere ancora tantissimo altro che prima non vedevo. Poi anche qui, buon gusto e gusto personale, nel senso, magari molti di voi mi diranno: ah, ma a me piace quell'effetto lentigginoso, questo viso lasciato un po' difettoso, non troppo perfetto. Va benissimo, non sto dicendo che per forza devi togliere ogni singolo puntino e ogni singolo difetto. Io sto facendo vedere una tecnica e dopo voi vi regolate secondo il vostro gusto e la vostra opinione. Una volta che ho finito di togliere i secondi ulteriori difetti, passo alle ombre e le luci.
Quindi in questo caso, quello che diceva prima Giorgio, stavolta ho fatto giusto, mi creo sempre un altro livello a parte, abbasso anche qui sempre l'opacità e il flusso, ma non lo faccio sparire completamente, perché attenzione, le alte luci, quindi in questo caso questi riflessi, fanno parte dell'immagine stessa e della luce stessa, non devo andarli a far sparire, per quello che sto abbassando molto l'opacità e il flusso, perché sì, lo posso andare a ritoccare, andare a togliere un po' il lucido, magari sì, qua non posso prendere qua accanto al naso, vado a prendere qua vicino, ma non lo devo far completamente sparire, perché comunque appiattirei questa immagine, vado a togliere il lucido. Vado a ritoccare un po' questo fastidio che Giorgio aveva, ma rimango comunque sempre molto soft, sempre con un'opacità molto molto bassa. Stessa cosa per il collo. Attenzione che con la toppa, come dicevo prima, quando lavori vicino a qualche bordo si fa fatica. Quindi o prima la fai a livello generale così, senza toccare il bordo della mano. Già così sono andato molto a togliere questo lucido, ok? Lo vogliamo far sparire al 100% perché ti dà fastidio? Non usiamo un livello troppo opaco e con un riempimento troppo basso. Quindi in questo caso andiamolo a togliere totalmente. È solo un esempio, eh? Lo posso togliere anche qui, iniziando con la toppa a togliere il grosso. Vedi che lavorando al 100% toglie molto di più. E dopo lo continuo, perché vicino al bordo con la toppa purtroppo non posso andarci, con lo strumento clone. Quindi clono qui, scusate. Ho una tavoletta grafica, quindi si vede l'impatto molto eccessivo. Clono qui e pitturo qui. Accanto, clono qui e pitturo qui. Quindi adesso mi zoomo anche per fare un lavoro un po' meglio. Clono qui e pitturo qui. Anche qui, vedi, il clone lo sto usando con una percentuale di opacità e di flusso molto bassa. Piuttosto ci pitturo 20 volte in più. Ma non vado a usarlo subito al 100% per avere subito un effetto boom incisivo, ma piuttosto vedi quante volte ci sto passando? Sembra quasi che non sto facendo nulla, ma vedrai dopo il risultato. Ah, molto importante per il ritocco, lui Photoshop in questo momento sta sentendo esattamente la mia pressione, perché io sto lavorando su una tavoletta grafica che è molto speciale. Non è solo una tavoletta grafica, ma è anche uno schermo interattivo, cioè io sto vedendo esattamente dove sto ritoccando e esattamente lui sente la pressione. Cosa intendo per pressione? Ti faccio vedere prima il risultato, Giorgio. Vedi come sono andato a toglierlo totalmente quel riflesso che mi dava fastidio. Ovviamente lì nel bordo poi ci posso andare a lavorare ancora meglio. Dicevo il fatto di pressione. Ecco, vedi che un po' il timbro clone comunque ti va a mangiare la texture. Non è più molto. Vedi che qui c'ha tanti puntini e qui invece non ci sono più, è venuta molto piatto come risultato. Molto finto rispetto a sotto. Quindi qua per fare poi un lavoro fatto ad hoc super bene, sarebbe da andare a prendere un altro livello ancora, anche qui molto sfumato, e fare un po' il contrario, cioè nella parte già pulita mettergli dello sporco, cioè aggiungere dei puntini per creare una sorta di texture che purtroppo abbiamo cancellato. Allora, così ottengo un risultato molto più veritiero. Ho tolto totalmente quello che ti dava fastidio. Non sono andato troppo preciso vicino al dito, perdonami, ma era solo per farti capire. E oltretutto gli ho ricostruito anche leggermente un po' la texture, in modo tale che non si veda troppo
piallato, troppo finto. Ok? No, molto bene, ma perché sai cosa succede? Che in una bella foto, con questi occhi meravigliosi, questa bocca bellissima, però quando noti il difetto lì, tu guardi sempre il difetto. È una È cosa vero. proprio. Non so se capita anche Sì, ma a te. Però. poi guarda, io non discuto mai su cosa fare o cosa non fare perché si apre veramente un mondo. A me, magari, a te, magari dà fastidissimo quel punto di luce lì, magari a 100 altre persone lo ritengono interessante perché si vede dove colpisce la luce. Quindi io questa sera non sto troppo a discutere. Nel senso dei propri gusti, cioè a me dà fastidio, a te no, ma sto un po' a livello generale insegnando gli strumenti che potenzialità hanno, dopo li usate come vi piace. Capito quello che voglio dire? A me piace più così, comunque è gusto personale, ci mancherebbe, certo. Sì, secondo me entrare, diciamo, adesso nella discussione, no, io l'avrei lasciato, no, io l'avrei tenuto, non finiamo più, nel senso, io ti ho fatto vedere gli strumenti per arrivare a ottenere un risultato, poi ognuno di voi, anche a livello di bilanciamento colore o di mille altre 700 cose, la può ritoccare come vuole, come meglio crede, come meglio gli piace. Ok? Andrea, io ho due domande. Le vogliamo fare Sì. alla fine oppure preferisci che te le faccia No, adesso? fammele che così fumo e prendo un attimo di Ok, pausa. benissimo. C'è sempre Alan che continua il discorso di prima. Adesso magari lo Ah, metto a ecco. video. Dice: nel complesso intendevo quello che tu a cui hai Ok. risposto. Ma uno stesso set può comunque portare qualche variabile aggiuntiva. Tipo parlando delle nuvole, l'ho semplificato troppo. Intendo che ci si può spostare di qualche metro. Creare una storyline fotografica e quindi anche le condizioni di temperatura e colore possono cambiare. Ad esempio, passeggiata nel parco, scatto successivo sotto ad un ponte, il terzo in piena luce, eccetera. Ma i capi di abbigliamento sono gli stessi e devono essere sempre fedeli per coerenza. La mia era, immagino, una domanda, poi non so se prosegue o meno, non vedo il resto della domanda, quindi immagino che Ma si fermi qua. le condizioni di temperatura cambiano se tu cambi la metodologia di scatto, nel senso, se tu hai bilanciato il bilanciamento di colore o di temperatura per il sole diurno, cioè sei fuori, è normale se dopo vai dentro sotto un ponte, ad esempio, che non hai luce e usi il flash, che a quel punto ti cambia la temperatura colore, perché il flash ha un'altra temperatura di colore. Ma se tu vai sotto un ponte e continui a usare la luce naturale, quella che usavi prima al di fuori del ponte, la luce e l'impostazione del colore rimane quella, ti cambierà l'esposizione, ma quella la regoli, appunto, come ti ho detto prima, di conseguenza non ti cambierà la temperatura colore. La temperatura colore ti cambia al momento che tu cambi metodo di scatto, cioè se tu prima scattavi luce diurna, poi ti metti a scattare sotto una luce neon piuttosto che un flash. Allora sì, ti cambia. La Guarda, mia lui, era. la mia era una richiesta di conferma se dopo tutto, alla fine, l'unico modo per rendere omogenee le diverse immagini è porre un'attenzione a occhio della coerenza visiva, non potendo Sì. Beh, usare il color checker per ogni scatto. certo, quello indubbiamente è la cosa migliore, porre attenzione su ogni tipologia. Però ti assicuro che se tu continui a scattare sempre con la luce ambiente, sotto il ponte sì, cioè avrai una luce più scura, più ombrata, ma la temperatura colore ti rimane quella, meno che ti metti tu a maneggiare nella macchina l'impostazione colore o temperatura, il bilanciamento del bianco, manualmente la vai a cambiare, è normale che ti cambi, ma se tu lasci quella, la temperatura colore ti rimane quella, non ti cambia la luce. E ti cambia soprattutto se usi un'altra metodologia di illuminazione, che può essere un LED, un neon, un flash, ma se è sempre luce ambiente, quella ti rimane. Ok, ancora un'altra, ne ho altre due di domande, quindi vado Sì, avanti. Allora, ti fai. pongo in evidenza questa di Michele Puschini, che è un nostro associato del club. Dice: Ciao, mi dispiace non aver potuto partecipare, ma ho problemi di connessione.
Torno indietro all'inizio della diretta. Ho ben, diciamo, sì, capito che la funzione ritaglia di camera roto, al posto di ritaglia di camera roto, preferisci il comando Comando scala. scala. Ma non si tratta di una specie di zoom digitale con tutti gli aspetti negativi che tale tipologia di elaborazione si porta dietro? Non sarebbe meglio ritagliare a costo di perdere per strada qualche megapixel? Sì, Michele, l'ho specificato proprio mentre lo spiegavo, è uno zoom digitale, è ovvio che si porta dietro tutti i difetti, però molte volte sappiamo bene tutti che abbiamo bisogno magari di un certo formato, di una certa dimensione di immagine, non possiamo ritagliarla proprio per una questione di formato o non vogliamo ritagliarla per non perdere peso, eccetera, possiamo creare questa piccola alternativa che sì, è uno zoom digitale, però mantiene comunque una risoluzione perfetta e intatta. L'ho detto subito che era uno zoom digitale. È uno zoom falso, non è un ritaglio, ma è un avvicinarsi in maniera alternativa. Potrebbe essere molto utile delle volte, delle altre volte, come dici tu, magari no. Okay, vado con l'ultima domanda. Sì. Questa te la pone naturalmente Riccardo. Dice: siccome non tutti sanno che sei un forlivese doc, e siccome ricordiamo con piacere il tuo lavoro con un famoso marchio al chiostro di San Mercuriale, non è che ci mostri velocemente qualche tuo piccolo video, magari girato Forlì? Ah, va bene, vi mostro proprio quello girato per Mizuno qua a Forlì. Però voglio specificare che io non sono forlivese doc, nel senso vivo in Romagna da 11 anni, ma non ho niente di romagnolo, si sentirà nel mio accento che non sono romagnolo. E lui ha scritto doc, non sono proprio doc. Sono nato e cresciuto a Torino io e mi sono trasferito qua 11 anni fa. Ho vissuto un po' nella zona del Ravennate, adesso mi sono spostato da 3 anni qua nel Forlivese, però sono nato e cresciuto a Torino. Vi faccio vedere il video che diceva lui. Abbiamo, giusto perché non avevi condiviso l'audio, c'è il problema di prima. Ah, Ok, come faccio? magari se vuoi, allora se vuoi finire con le ultime cose, poi Ah, lo vediamo dopo. ti rammento che è passata 1:51, quindi ci apprestiamo quasi ad arrivare alle 2 ore di diretta che ci eravamo dati come format, quindi magari ti facciamo prima concludere questa parte qua, poi magari mi condividi nuovamente lo schermo. Dandomi Va bene. l'audio e facciamo partire il video se ritiene opportuno. Ok? Sì, anche perché inizio anch'io a perdere qualche colpo dopo 2 ore di parlare così. Certo. Direi che siamo anche a buon punto, penso, no? Mancherà Sì, pochissimo. Ok. siamo a un ottimo punto. Dicevo prima della tavoletta grafica, è molto molto importante. Se potete, usatela, compratela anche solo da 50 euro, le prime tavolette grafiche, quelle proprio basic, quelle che tu la posizioni qui, scrivi qui, non so se vedete, ah qua, la posizioni qui, scrivi qui e vedi lo schermo lì e praticamente disegni sulla tavoletta grafica. È molto molto importante perché far sentire a Photoshop la nostra sensibilità è molto molto importante. Io, vabbè, mi vedete qui con guantino, eccetera, sono passato a un livello molto molto superiore perché io scrivo direttamente sopra lo schermo, cioè vedo quello che sto ritoccando, non sono scollegato. Mentre molti usano la tavoletta grafica, disegnano qui e vedono di fronte al monitor, io ho il monitor proprio sotto e scrivo e disegno e ritocco sopra al monitor. Questo è molto importante perché ogni procedimento, anche il piccolo ritocchino che abbiamo fatto poc'anzi qui, è molto molto importante perché il mouse, vi faccio vedere una differenza veloce al volo, se io faccio una pennellata col mouse, viene una riga, la vedete? Netta, dritta, precisa. Se io faccio una pennellata con la tavoletta grafica, lui sente la pressione, cioè se io schiaccio poco, lui scrive poco, se schiaccio di più, scrive di più e si allarga anche il tratto fino al massimo che lo impostiamo. Vedete la differenza? Se schiaccio piano diventa piccolo, diventa morbido, se schiaccio tanto diventa largo, diventa duro. È molto molto importante far sentire la pressione perché ogni movimento che noi facciamo, questo per dire, io potrei in 30 secondi fare delle ciglia finte aggiuntive alla modella,
cosa che con il mouse non avrei potuto fare. Potrei addirittura disegnare pelo per pelo. Beh, con lo strumento brucia. Brucia non lo fai così, soprattutto se non sente la pressione del tuo mouse. Sente, come ho detto prima, ho fatto vedere qui, se io brucio, lui comunque se non sente la pressione brucerà su una pennellata netta, dritta, unica, tutta uguale. La vedi? Questo Beh, ma è col per mouse. fare, io lo uso solo per le sopracciglia, solo per le ciglia. Sì, però vai a bruciarle a livello di luminosità, vai a bruciarle, non vai a creare, cioè io qui ho creato delle nuove ciglia, no, che non esistevano, che non ci sono, che sono in più. Le ho disegnate e ogni ciglia disegnata ha uno spessore e un, come si chiama, una potenza di nero, di pressione diversa, cioè io posso farla più spessa qui e più fine qui, la vedi? No, no, ma Più certamente spessa, migliore. più fine, Però cioè è completamente diversa. nel mio piccolo, comunque, ripassavi le ciglia, le facevi più nere, già solo il ripassarle. Sì, diciamo gli dai No, tridimensionalità, è chiaro però. che così è meglio, sicuro. Beh, facciamo finta che queste ciglia viole pitturate, adesso sono pitturate da Makeup Artist, ci serve infoltirle. Fammelo con brucia questo lavoro. Con brucia vai a bruciare, non vai a No, ma sulle prendermi. sopracciglia, io lo usavo solo per le ciglia Sì, proprio. no, io era per dirti. Infoltirle un po' e per esaltare quando sono un po' piccolini. Ma questa è una modella che è già stata ipertruccata. Cioè, Beh, io sì, certo, qua dietro c'è una Makeup sto Artist. parlando di persone, no, di trucchi normali che una Sì, donna. quello serve per enfatizzare. Volevo vederlo stasera, ma ci sono talmente troppe cose. Il Bausch & Gurn, brucia e scherma sono molto, molto importanti in un ritratto. Per quello che dicevo, molte cose. Poi chi vorrà approfondire mi contatta privatamente, approfondiremo. Perché non riusciamo a vedere tutto, ecco. Eravamo arrivati, vado avanti così concludiamo quasi questa parte. Non ho ritoccato perfettamente bene tutto. Facciamo finta che 2 volte ho ritoccato, tutti i miei difetti. Adesso, come dicevamo prima, bisogna ritoccare anche le parti troppo chiare o troppo scure, o le parti dove l'ombra è sbagliata. Ad esempio, faccio un esempio stupido. Se qua abbiamo questi zigomi che fanno questa ombra, così, ok? Tutta questa parte ombrata, ad esempio, qui è sbagliata, quindi non vado più a toccare i difetti, ma vado a ritoccare tutte le ombre e le luci anche con la toppa. Vedete quante cose riesco a fare? Vado a equilibrare, vado a mettergli questo zigomo equilibrato insieme a questo, quindi tutto quello che è fuori. Lo vado in un qualche modo a equilibrare anche a livello di luci e ombre. Tutto quello che è troppo scuro, ad esempio, anche questa ombrata qui, vedete, nera, è giusto perché la luce proviene dall'alto, lo vedete anche dalla luce negli occhi, che la luce proviene dall'alto, più c'è un piccolo pannellino che schiarisce sotto, che un pochino sotto le labbra si è ombrata, ma tutta questa parte ombrata qui è sbagliata, ad esempio, come ombra. Quindi anche lì non solo vado a togliere i difetti, ma vado anche un po' a ammorbidire tutto quello che fa parte di luce e ombre, molto molto importante. Ok. Dopodiché posso andare a togliere il mio slide in bianco e nero. Vedete che il prima e il dopo sono andato a correggere delle cose che prima magari neanche mi davano fastidio. Vedete quella ombra che dicevo, non era neanche così marcata, ma sono andato a omogenizzare e a rendere, diciamo, al meglio il mio ritratto. Dopodiché il mio livello in bianco e nero lo posso buttare, è stato solo un aiuto, e basta, posso unirli e posso continuare ad andare a fare degli altri lavori. Un'altra cosa molto molto importante è dare un pizzico di nitidezza alla nostra immagine. Come si fa? Sdoppio livello, filtro, altro.
100 a passaggio. Ecco, dipende dalla risoluzione della macchina che avete, ma la cosa giusta è che escano solamente un po' le righe della nostra foto. Quando inizia a uscire troppo, questo per dirvi il valore giusto, quando iniziamo a vedere troppo della nostra immagine, abbiamo alzato troppo i pixel. Quindi facciamo uscire solo un po' i bordi della nostra immagine, gli diamo ok, cambiamo il metodo di fusione, anche qui è difficile spiegarvi tutto e far tutto in una serata. I livelli normalmente vengono applicati su metodi di fusione normali, uno sopra l'altro. Applicando e cambiando questo metodo di fusione da normali a sovrapponi, siamo andati a dare praticamente nitidezza alla nostra immagine. Se io vado a fare prima e dopo, vedete quanta nitidezza ho applicato? Tantissimo. Se questo effetto è troppo esagerato, anche qui possiamo andarlo a epacizzare sia il flusso che il riempimento. In questo me metodo ho applicato un po' di nitidezza generale a tutta la mia immagine. Ok? Ascolta, e a proposito dell'esatto contrario di quello che hai fatto, cioè dare sfocatura, perché ci sono dei programmi che, cioè, ci sono delle funzioni anche per dare, tu sfochi le parti che meno ti interessano del viso, in pratica crei un po' di confusione e fai risaltare, invece lasci molto nitide naturalmente le parti più interessanti, la bocca, gli occhi. Ecco, c'è anche il metodo della sfocatura. Ma, No, dipende cosa vuoi ottenere, nel senso, vuoi ottenere una sfocatura veritiera come se fosse creata da un obiettivo, cioè perché vuoi sfocare delle perché parti? sfocando ad esempio la pelle, tu di fatto la rendi più, meno, la rendi, lasci ben nitidi gli occhi, la bocca, il profilo del naso, eccetera. Poi magari le guance, gli zigomi, eccetera, li sfochi e lì la pelle si impasta un po', diventa meno visibile Se mi seguivi a quello che ho detto inizialmente, No, ma la io ti cosa, dico no, sempre. sì, no, dicevo, la cosa più sbagliata che ci sia in un ritratto, nella moda, in qualsiasi cosa, è andare a sfocare la pelle. Perché, ripeto, sarebbe stato molto facile ritoccare la pelle, filtro, sfocatura, faccio addirittura una sfocatura di superficie, la faccio bella piatta, bella pialla. Ok? E ho reso un ritratto perfetto, wow, privo di tutti i difetti, privo, adesso sto applicando ancora, aspetta che zoom e ti faccio No, no, vedere. ma io fra l'altro non è una cosa che uso, però l'ho vista. Purtroppo si vede in giro, però vedi il risultato qual è? Sì, bellissima, hai omogenizzato tutto, hai reso wow un ritratto. Hai fatto la Però, bambolina. ecco, esatto, con questo metodo si crea un effetto, diciamo, plasticoso, bamboloso. La cosa più sbagliata che ci sia, ci sono anche tanti plugin per ritoccare la pelle che vanno a sfocare. Io la cosa che cerco assolutamente di evitare è proprio la sfocatura, cioè non va mai assolutamente fatta, anzi, forse va aggiunto qualche difetto, magari come ti ho fatto vedere prima in questa Sì, sì, piccola sì. parte di No, texture. ma la domanda è venuta proprio venendo una filosofia diversa, cioè certi programmi sfocano la pelle e quindi. Ma non va bene, No, no, ma sono cancellateli. d'accordo, sai, ma io sono d'accordo, l'ho solo detto perché ti vedevo fare l'esatto contrario. Eh Cioè, sì. quando hai finito tutti i passaggi per renderla il più gradevole possibile, poi addirittura Gli con vado a te dar nitidezza. dai della nitidezza proprio, Certo. no, ma sono perfettamente d'accordo. Certo, proprio per esaltare vi faccio vedere un ritratto che vado molto fiero, che ho molto enfatizzato e, come si dice, molto voluto questo effetto qui. Te lo cerco un secondino.
Ah, no, si chiama lì in Francia, dove eravamo andati. Vediamo se mi ricerca la cosa in automatico. Facciamo prima. Cioè, tirare fuori la tridimensionalità anche andando a bruciare il contorno degli occhi, un po' le sopracciglia, eccetera, serve proprio per tirare fuori tridimensionalità del nostro ritratto. Invece, andando ad appiattire, andando a lisciare, tiriamo fuori, cioè, andiamo a fare tutto il contrario di quello che dovremmo fare. Va bene pulire l'immagine, va bene anche lasciarla anche un po' difettata con qualche difettino, ma non va bene lisciarla, nel senso lasciamola sempre vera, vera con la sua texture originale, con il suo, come dire, stato naturale. Aspettate un secondo che sto cercando quell'immagine che volevo farvi vedere. No, Nizza, poi sono stati l'altro, sì. Eccola qua, forse l'ho trovata, eh. La vedete? Sì, adesso sì. Esatto, questo è proprio il principio di andare a pulire la pelle, enfatizzando addirittura anche tutte le lentiggini e tutta la sua texture originale, portandola al massimo degli estremi, nel senso portandola a essere molto enfatizzata. Questo è stato un effetto molto ricercato e voluto. Anziché ci mettevo 3 secondi a lisciar tutto e renderla piatta, bella, omogenea. Capito quello che voglio dire? Bene, io direi che se avete domande. Okay. Torno su di noi, così eventualmente possiamo, se tu mi condividi nuovamente lo schermo fornendomi l'audio, possiamo vedere l'ultimo, quel filmatino Sì, che cosa parlavamo faccio? prima. Interrompi No, condivisione e poi. l'ho fatto io, l'ho fatto io. Quindi adesso tu ricondividi. Sì, naturalmente devi. Ok. Ok, share, ricondivido con l'audio. Ok, appena io lo vedo, sono nuovamente. Ok, dovrei averlo fatto. Benissimo, adesso sì, hai condiviso anche l'audio, quindi quando vuoi passa su quel video e ce lo godiamo insieme. Diceva quello fatto qui a Forlì di Mezzuno. Sì. Ciao, sono Andrea Sartori. Allora, Mezzuno, Mezzuno, Mezzuno. Eccolo qua. Sì, è veramente corto perché mi hanno chiesto così, volevano qualcosa di molto corto ma impattivo. Di Forlì purtroppo c'ho solo quello, non ho fatto delle gran cose qua all'interno di Forlì. Ah, forse questo qua, Nicole, l'ho fatto sempre in Emilia Romagna, non ero proprio Forlì. Dove eravamo? Tredozio, non so se qualcuno lo conosce. Ok, Posso vediamo far anche vedere anche quello, questo. assolutamente.
Premetto che faccio schifo con i video, io nasco fotografo, quindi nei video mi prendete proprio nella mia parte, quella più difficoltosa. Bene, io direi che se avete domande. Allora, diciamo che il pubblico di Facebook ha smesso di far domande. Si sono Io, addormentati tutti. no, no, direi proprio di no. Il problema è che sei stato molto esaustivo, quindi direi che Caspita, avrei. sei stato molto chiaro nella descrizione di tutto quello che hai rappresentato. Allora, Avrei io. voluto dirvi molto di più, ma purtroppo veramente Photoshop è infinito. C'è davvero tanto da dire, non si riesce a far così. Guarda, ti metto direttamente, guarda, ringraziamo Andrea per aver illuminato la nostra serata, questo lo scrive Riccardo, parlandoci di tecniche di post-produzione che al meglio possono valorizzare i nostri scatti. La tua professionalità e la semplicità con la quale ci hai spiegato questi concetti fa di te un ottimo insegnante, oltre che un bravissimo fotografo. Quindi, Grazie Riccardo. naturalmente, un ringraziamento da parte di Riccardo Valentina, perché potrebbero essere uno dei due, quindi. Ma è un ringraziamento che è da estendere a tutti i componenti del club per cui abbiamo avuto ospite. Quindi io personalmente sono molto contento per la seconda volta che abbiamo avuto ospite da noi, questa volta in streaming. La prima volta era stata più bella in presenza, però adesso in questo periodo ci dobbiamo accontentare di questo. Quindi Bello. direi che sono soddisfatto della serata. Anche i miei aiutanti di campo che ho qui in diretta adesso ti ringrazieranno, approfitteranno del momento e io non faccio nient'altro che augurare a noi di rivederci al più presto in presenza. Speriamo di persona che è finita sta pandemia, sta situazione. Sì, ricordiamo comunque a chi ha partecipato, chi ha ascoltato questa serata. Che Andrea fa dei corsi, quindi in teoria anche a me potrebbe interessare, ecco, se non fosse che adesso aspetto domenica che mi vaccino. Domenica mi vaccino, Io li prima o poi. faccio, io li faccio, io i corsi ultimamente, prima affittavo delle gran aule magne, si facevano di gruppo con un sacco di persone, eccetera. Adesso ultimamente preferisco farli personalizzati, nel senso che li faccio tu per tu, one per one, quindi uno per uno. Di solito li faccio alla sera, quindi appunto da dopo cena, dalle 21 in poi, e li faccio su Skype, che è la stessa metodologia. Condivido il mio schermo, sentite quello che dico, è ognuno a casa propria, senza neanche accendere la webcam, comodamente in pigiama, può seguirli e farli, ovviamente secondo gli impegni di entrambi, ecco. Certo, quindi questo vale per noi, per chi fosse interessato di noi, oltre che per tutti i partecipanti della serata. Io mi ricordo che la serata che facevamo in presenza al club fu una delle più belle in assoluto che abbiamo fatto, ci hai aperto un mondo, ci hai raccontato una storia bellissima, quella di tu che eri andato a Londra per altri motivi, per caso ti sei trovato a lavorare per dei fotografi e girando lì in quel mondo ho detto ma mi prendono macchine fotografiche qui. È stata una storia veramente bella e anche perché lì c'era il terreno fertile però dietro, cioè, Cavolo, c'era cavoli. un terreno fertile, Poi no? parliamo quando io avevo 18 anni, quindi E Londra beh, era vabbè, però veramente. è una storia molto bella. Grazie, grazie. Fu una serata, io me la ricordo con gran piacere. No, sei stato bravo, ti ringrazio. Non potevi far di più, una serata come questa, ma hai già fatto molto. E Grazie. ti ringrazio a nome mio e se qualcun altro vuole intervenire, ragazzi, qualcuno, Matteo, i due Mattei. Diciamo che hai dimostrato una professionalità, oserei dire quasi unica. È stato Grazie. veramente un ottimo, ottimo, ottimo insegnante. Grazie di tutto. Grazie, grazie a voi, ragazzi. Va bene. Allora, Antonio, vuoi chiudere tu? Ok, chiudo io la serata. Niente, ti ringrazio nuovamente e grazie a tutti per essere stati in diretta con noi. Alla prossima. Ciao a tutti, grazie ancora.
Ciao, ciao. Buonanotte. Ciao. Ciao. Amante.